Buonasera, ben ritrovati dopo lo spazio del sabato pomeriggio dedicato alla Serie B, all'interno della quale, oltre ad aver salutato la vittoria del Livorno, la sconfitta del Pisa e il bel successo della Roma nei confronti con Napoli, vi abbiamo dato appunto eh, appuntamento a questa sera per vedere quanto eh, riuscirà a vincere la Juventus su questo derby, in questo derby, perché, perché deve rispondere all'Inter che spugna con tanta fatica, ma con tanta determinazione Bologna, Doppietta di Lucaco, il secondo gol, quello decisivo su rigore 2-1 era passato in vantaggio il Bologna. Ora l'Inter è nuovamente davanti alla Juve. In testa alla classifica. Un sabato sera particolarmente ricco perché ci sono anche due notizie importanti di Sponda Fiorentina. Lo vivremo queste due ore di trasmissione con Vittorio Vetti. Buonasera a tutti. Ben ritrovato Vittorio, ritorna in forma smagliante quasi dopo i vari acciacchini. Però. Giallo Toscana e Rewind sì, sono pronti. È un grande in weekend di produzione cuscina. a Toscana TV. Ti rubo solo 20 secondi per dirti che fra poco, dopo Torino-Juventus, saremo con voi. Con Giallo Toscana ci sono tre casi importanti perché ci sono novità. Ricorderete l'incidente stamattina? Intanto stradale. fammi approfittare dell'inquadratura sì. doppia per salutare Enrico Roscitano. Ciao Enrico. Enrico, che da lo buona. tengo sotto controllo Vai. anche dal punto di vista tutti. cardiaco per questo derby. Dai. Giallo Toscana, stasera, dopo Torino-Juventus, tre casi: l'incidente stradale di Tarragona in Spagna, dove morirono tre studenti, eh, 13 studenti e studentesse europee, fra cui 7 italiane e 3 toscane. Si andrà al processo nei confronti dell'autista del pullman. Poi ci sono novità clamorose sul fronte di quel cadavere ritrovato in un sacco a pelo sulla Aurelia a Rio Torto, vicino a Piombino, nell'agosto scorso. Di un il corpo senza vita di un ex funzionario della Regione Toscana e poi parleremo anche, faremo un'anatomia del delitto di Carraffaello, la scomparsa di Guerina Piscaglia e la condanna di padre Graziani. Poi domenica sera, 10 secondi, che è domani, eh, con Rewind, seconda puntata dedicata al 4 novembre del 1966. Vi do un'anticipazione, non perdetela perché in studio ci sarà la figlia del sindaco di quell'alluvione di Firenze. Pieno Bargellino. Dall'altra parte dello studio Gabriele Caldieron labaroviola.com. Ciao Gabri, Ciao, ben Gio, ritornato. Gio. Un saluto a tutti i telespettatori. E andiamo a salutare, almeno per quello che riguarda questi schermi, il debutto di Marco Ferraiolo che è allenatore di calcio con la passione della scrittura. Buonasera a tutti. Vero Marco, passione sì. della scrittura, hai messo in un libro qualcuna delle tue esperienze esatto. lavorative, esatto. ma ne parleremo. Per voi, a vostra disposizione, Beati Voi, Greta Beccaglia, Postazione News e Mail. Ciao, Ciao Giorgio, per il derby di questa sera Torino con un 3-5-1-1 davanti Belotti e dietro Verdi, mentre la Juve con un 4-3-1-2, 1-2, Ronaldo e Dibala e dietro Bernardeschi. Per interagire con noi a tutto col chiocciola, toscanatv.com tramite sms e whatsapp al 342-1971-871. Enrico, derby da vincere facile? no. No, derby, da mai, ma derby, da derby da vincere probabilmente sì ma facile non esiste partite facili nel no, campionato italiano non esistono, no? è un Torino tanto è disastrato ma la Juve rimette in, anche i morti fa, no. fa rinzavire no, no 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 no, no. È, in, è in forma no, sbagliante no, no, la Juve non mi colpisci guarda è in forma no, sbagliante assolutamente sbagliante. no io tengo sempre le mani, le mani a posto giusto certo. quando quando tu dici queste cose però non mi dirai che la Juve vista in settimana, è una Juve in deficit. Sì, 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 sì. Ancora, ancora siamo, va lontani, siamo bene, va lontani. Va, va ancora bene, ancora. va bene, va bene. Non ci sono riuscito neanche stasera. Eh, Gabriele, parto da te, perché adesso apriamo il Libro della Fiorentina in attesa di capire che cosa succede. Poi vado subito dopo a Vittorio per analizzare tutta una serie di momenti particolari che ci sono in Serie A, eh, perché il momento Napoli è un po' no. così, il momento Milan è un po' così. Un momento positivo della Roma, per esempio, che esatto. si sta ri la risvegliando. La, la Lazio, la Lazio che Lazio, si è risvegliata ehm. tantissimo. Due notizie: parto dal campo, Bene. visto che domani c'è Fiorentina-Parma, <coughs> e quindi dalla, da una delle cose che Montella ha dichiarato oggi in conferenza stampa, che è: Greta, la non dichiarazione possiamo di Non possiamo pensare all'Europa, è troppo presto. Queste le dichiarazioni di Montella. Dopo un pareggio e una sconfitta, sembra che sia rotto il giocattolo. Quando vinciamo va tutto bene. Pensiamo alle prestazioni e diamo l'anima. Poi vedremo. Ecco, Dichiarazione di Prammatica, dichiarazione paraculesca o dichiarazione perché? vera? No, beh, io credo che, che ci sia tanto del vero in questa dichiarazione perché. Ed ovvio ed evidente che se pensiamo siamo solo all'inizio di questo campionato c'è ancora tanto da vivere, da giocare, soprattutto in virtù degli scontri diretti. e La Fiorentina sì, ha affrontato diverse squadre candidate ai posti in Europa, ma ancora c'è tanto da fare. Non lo ritengo una, una dichiarazione diciamo, per spegnere un po' gli entusiasmi. Bisogna essere realisti perché la Fiorentina è piena zeppa di giovani e i giovani è chiaro che ti possono dare un plus ultra magari in qualche partita dove l'incoscienza giovanile tecnica si intende. Ti porta qualche giovamento di contro, però la continuità può farla da. Eh, così. Da Ribadiamo peccato. il concetto anno di transizione, quindi, senza obiettivi. No, io come, come ti dicevo nelle scorse settimane, io credo fondamentalmente che la Fiorentina, viste le partite, soprattutto con questo equilibrio ritrovato dal 3-5-2, ora va bene, nel, nella scorsa partita è stato il 4-3-3, risolutore, ma è, è ovviamente viziato dalle assenze. Ha l'obbligo di provare fino alla fine a entrare in Lizza per l'Europa, però non deve essere un assillo ed un obiettivo. Deve essere un giocare e divertirsi e poi quando magari eh, so se, che arriva, se arriva ad aprile maggio, se la Fiorentina è lì, ci può provare. Quando mi levo l'auricolare sono pericoloso. Infatti, Vai. Mi, mi viene da pensare che cosa avrebbero detto questi felmarescialli questi felmarescialli, compreso Rommel sì. eh, in panchina, se non avessero ribaltato la partita. Di Sassuolo, Di Sassuolo. Eh, ma mi, si sa, eh. mi viene da pensare, cioè, vorrei capire. Cioè. Il risultato però non è importante, è tutto. Quindi la Fiorentina ha vinto, eh, chiaramente c'è chi giustamente anche in sala stampa pensa a sogni europei, però bisogna essere anche realisti. La Fiorentina ha vinto sì contro un buon Sassuolo, stavolta invece nelle scorse partite, forse era anche un po' disunito a livello tecnico e tattico. Ha vinto con tante assenze, ha vinto facendo giocare delle riserve. Sono tre punti pesanti. Marco, eh, bisogna continuare, non dico ad avere l'obiettivo Europa, ma a annusare l'area dell'Europa. Bisogna stare come dice Montella, pesci in barile, a raccattare quello che passa, fare partita per partita. Che bisogna fare? Credo che la via di mezzo funzioni sempre, no? Cioè, è giusto che ci sia l'entusiasmo, soprattutto tra i tifosi. Ma Montella deve fare un po' il pompiere in questo momento, non, e quindi lo fa credo più che altro per pretattica. Non può dire arriveremo quinti, arriveremo sesti. Quindi per te è pretattica. Per Permessi. Quindi sotto sotto lui almeno spera... all'interno dello spogliatoio dice ci... arriviamo lì. Ci spera, ci crede, penso proprio di sì. Enrico, deve farlo la Fiorentina? Ma dico, il problema è che l'entusiasmo lo hanno creato prima la società ha commesso, i tifosi hanno subito abboccato a questo dell entusiasmo dell'Europa onestamente, della società non si mai fatto, no, mai, ma, fatto menzione, ma, eh. ma i tifosi dopo la serie positiva hanno incominciato a farci la, la bocca diceva, Quindi eh. lui cerca sicuramente di, di stemperare un pochino questo entusiasmo gli è arrivata questa Befana di, di Sassuolo che lo ha aiutato a fare questo se avesse perso non poteva fare sicuramente anche considerando Enrico il fatto che la Fiorentina aveva molte assenze in quella partita sì, lì ma sicura, ma e quindi non, e che il Sassuolo sia non, diventato non, una squadra ma... importante No, scappa da no, ridere no, no, perché ho visto, io ho visto la partita il al Sassuolo domani... Tra l'altro domani se il Sassuolo perde De Zerbi è in discussione. Eh, Ma non c'è eh. dubbio, vorrei avere qui no, Michele Fischer, Tossa. Michele che ho visto evidentemente con i <ride> drammi che <ride> De Zerbi sta combinando in serie A, ali, è cresciuta la barba, l'ho visto S oggi ulterior pomeriggio. Ulteriormente. Sì. È ulteriormente Sembra Marco Masini. <ride> eh, uguale. No, Mi beh, eh, ch chi osa finale? Vai, vai. Cioè, il, il Sassuolo sì, non è uno squadrone, però con la Ferentina con la fiorentina monca, perché se la fiorentina gli elevi uno dei titolari si sente come la differenza è stato bene in campo <coughs> bisogna dirlo bene, nel, nel, nel primo tempo meritava Però assenza aveva anche il Sassuolo sì. Ora non, non. allora la Roma che deve dire la Roma è dall'inizio del campionato 6, che 7 gioca 7, sempre, eh, sempre eh, senza, però la Roma, la Roma è una candidata ai certo. piani alti oh. del campionato quindi, vorrei anche cioè, vedere capito, con certi nomi capito, se si fa la squadra no, con le figurine appunto, panini ci, ci sono delle categorie quindi Poi, ipoteticamente beh. la Rosa è anche preparata a, so, a sopperire a queste tipologie d'assenza no? No, io penso no, così, non credo che sia così. Dai. Sassuolo, no, ragazzi, nessuno prevede qua... 8-9 infortuni nelle prime 9 giorni, ha delle responsabilità. Per quanto arrivi al tredicesimo, quattordicesimo giocatore, c'è una, una picchia, uno strapiombo. Capito? Uno strapiombo. Non, eh, vorrei, dire anche, anche per, non vorrei dire anche per la Fiorentina, eh, però, a livello tecnico. Beh, insomma, un pochino meglio. Eh. abbiate, abbiate pazienza. Eh beh, Però io direi che tra Caseres e Ceccherini ci sia delle categorie, eppure la riserva diciamo naturale sarebbe quella, poi lasciamo perdere che ha giocato venuti e si è anche ben comportato. Però, però tra Caseres o Ceccherini e, e come si chiama l'ex eh, Juventino che ha Sassuolo? il terzino destro Lirola? Lirola è Lirola del vostro ah proprio. dal Sassuolo L R Rogerio. Peluso, no quello quell anzi quello che era dell'Atalanta Peluso. Peluso Peluso sperso eh. tra Caseres Peluso lo puoi trovare e Ceccherini da... e Peluso c'è ancora della differenza eh. a favore di Caseres Peluso, Peluso e lo puoi trovare dal professor Benon a Giro Coppio qui all'ospedale di Careggi a Firenze perché voglio dire è un ex giocatore abbiate pazienza salutiamo quelli che ci seguono da Careggi magari sono in corsia con il televisorino gli facciamo tanta compagnia Abbiamo sì, sì, magari un, piacere. Piacere. un sorriso in più, grazie a sì, noi. Sì. Eh? Volevo usare Marco Ferraiolo questa sera con una domanda specifica: sì. da che parte stai? Dimenticati di essere un allenatore okay. e da che parte stai in questa diatriba? È stato bravo Montella a, a cambiare la formazione e vincere a Sassuolo? È non è stato bravo Montella perché ha sbagliato la formazione per i primi 60 minuti? Quale delle due affermazioni è vera? È stato bravo a cambiarla? Ed è stato, secondo me, sei un allenatore dicevo, che <ride> no, non era un ma... collega. Me era Ho detto dimenticati di essere un allenatore. Era obbligato, era obbligato, era un assetto che non andava bene. Poi per il discorso della fortuna. No? Lui è riuscito a girare la partita a Sassuolo. Abbiamo fatto lo stesso ragionamento a Brescia, al contrario, se entra quella di Castrovilli al 97, esimo lo fanno santo, e quindi è, è un, è un nel senso delle volte va bene, delle volte va male, però ecco si è reso conto che doveva cambiare perché no, no, non poteva finire così la partita tatticamente parlo Quindi, parliamo sempre del centravanti da inserire parliamo dell'assenza di Ribery ci va? ci va? continua a far giocare Boateng e non lo capisco personalmente o oh, per lui... almeno un allenatore che dice non capisco un collega <ride> eh, già, que già questo è un risultato sì. guardiamo Torino raccontiamo Torino perché c'è un angolo per la Juventus ho la sensazione che la Juve stia per segnare il gol del vantaggio c'è il rigore, ovviamente, no, niente rigore. E ora lo chiamano al VAR? Ma, ma scusa, Giorgio, ma, ma. nel dubbio. Nel allora dubbio, eh, il eh, VAR eh, si eh. va a vedere o non si va a vedere? No, nel dubbio, eh, il colore è bianco-nero, quindi nel dubbio, insomma, non è che ci dovrebbero essere troppe. troppe... Vediamo, Matuidi, D, la conclusione è: no, no, non può essere, non il rigore, essere rigore. Eh. Non può essere il rigore perché le braccia sono attaccatissime al corpo però c'è quella dietro che è un po' staccata c'è un gomito un po', ba mm, un un po, po ballerino eh? un po' così, un po' strano un po così. però Enrico, si gioca non parliamo no, del VAR no, no, okay, che non è il caso attenzione che c'è il contropiede il contropiedone del Gallo Belotti esce Scesni e risolve tutto è inizio di partita estremamente, estremamente godibile ah, si è visto, quanti minuti sono? sono 10, 10 minuti 10. Allora, 9 minuti Torino nella nel, nel, nel metà campo di Juventina e un minuto la Juve Torino in attacco. Riesce ad avere soltanto una rimessa con le mani. Belotti eh, è da solo questa sera perché avete sentito nella formazione declinata da Greta Beccaglia, c'ha soltanto Simone Verdi a ispirargli le occasioni da, eh, da dietro, resta in attacco il Torino. Che a detta del suo presidente Cairo continuerà a essere allenato da Mazzari. Io voglio vedere stasera che succede. Fallo di mano in area di rigore, questa volta è il toro che lo chiede. Ancora Delite. Eh, questa Mi volta è il toro sì. che lo chiede e vediamo che cosa decide. Credo niente. Sì, però delite bisogna no, che sentire. Manissimo. Di delicta. Delicta non può continuamente, ogni Ci volta che c'è un pallone per aria, finire per. per Toccarlo con le ma mani, questo a regola, sposta, di, a regola di VAR sarebbe rigore. Eh no, sì, Questo sì. è un pochino di più di quello sì, di prima. Sì. Eh? Questo a regola eh, di sì, VAR sì. sarebbe rigore. L'unico esperimento è, è che forse Belotti si commette fallo va? sul no. marcatore Momucci. Mm, non lo so, sì, però, oh, sai l'hitta cosa sei. Quando c'è concerti sulle mani, Io, sulle mani, eh? posso so, dire una cosa. Ricordiamo che il direttore di lavoro gli il rigore. Tu gli avresti dato rigore? Io mi auguro che glielo dia. No, non glielo ha no, dato. No, non glielo ha dato. Perché a, a sbagliato. Perché ti auguro? Perché almeno se segna il Torino poi si comincia a vedere giocare un pochino. Ah, che pe per ora c'è stato poco. Per ora. Eh. Oh. <ride> Ah, ma, ma io rima rimango perplesso di non aver dato questo calcio di rigore molto perplesso ma no, soprattutto senza neanche andarlo a vedere niente io non mi viene da pensare che essendoci stata un'altra azione quasi simile qualche due minuti di prima hanno spento il c'è purtroppo la famosa regola della si compensazione si si che non va bene si si non va bene Sbagli perché, perché là, questo è diverso di rispetto certo sì. al contatto del giocatore Vicito Rizzoli questo nel era suo... più rigore per il toro eh? Vicito Rizzoli stato, sì, che nel suo libro scrisse questo ragazzo che... gli regano le mani la, la è, è rigorissimo poi è, è un problema guarda. comunque no, ora piccola digressione Rizzoli che nel suo libro eh, diceva eh, che l'arbitro ogni decisione poi dopo deve archiviare quindi è compensare è sbagliare due volte esatto. perché eh, mi dispiace non che lo dica è mai, Rizzoli mai però vero, è, è vero è vero, eh, è vero così, è così è vero così sotto tutto Rizzoli, Rizzoli lo dice ai uh -huh. media, uh, subito quando sono su... solo, fa, fate quello che che, potete. <ride> che, vi torna, <ride> che vi torna decisamente comodo. Eh, riparto sempre dall'allenatore Ferraiolo: domani, no, prima di, prima di farti scendere a, a, al posto di Montella in panchina. La domanda sì. è: l'allenatore deve essere eh, integralista nel suo credo di gioco, a prescindere da chi ha a disposizione, o deve giocare, far giocare essendo un gestore di risorse umane al meglio chi ha in funzione delle caratteristiche di chi ha? allora io dico che non, te, eh? sì, sì, non può essere integralista soprattutto quando hai qualche assente cioè se manca Ribery è normale che proprio a livello di caratteristiche di modulo non ce l'hai un giocatore nella Fiorentina Vai. che ha le caratteristiche di Ribery e, e quindi? devi cambiare qualcosa come tattica lui è passato al 4-3-3 fondamentalmente perché ok non riusciva a segnare ma perché non c'erano Riberi e Lirola che erano quelli che aprivano il gioco sulle fasce? E quindi domani cosa ti aspetti? Domani gioca Vlaovic titolare, per come lo vedo io. Oggi cosa è uscito? È uscito che fondamentalmente ha detto che Vlaovic lo vede meglio in allenamento, che è cresciuto tanto in partita, ed è vero, ci è sembrato molto più pimpante al reggimino contro il Sassuolo, però ha detto che... E questi giovani hanno ancora bisogno di esperienza, che ne, non bisogna incensarli. Buone, buone. Io credo di sì, perché dice no, non bisogna incensarli di tanta responsabilità perché si rischia poi di far peggio quando un giocatore giovane. Quindi, visto che Greta mi pare che come di consueto ogni sabato sera l'insistenza sia, che formazione c'è domani, cosa ci dite certo, su progetto? Eh, te ce l'hanno già chiesto, perciò diteci la vostra formazione allora, per domani. Allora, vi ve la propongo mettendomi nella testa di Montella. Mm. Dragoschi importa ed è l'unica certezza che sì. mette tranquillità. Eh Se seguo quello che tu hai portato dalla conferenza stampa, Montella viaggia ancora a tre dietro. Mm -hmm. Peccato che non ci sia Pezzella, Bravo. peccato che non ci sia Caceres. Già. Quindi il mio terzo chi è? Bella domanda. Dopo che devo per forza di cose Con... chiamare in causa Ceccherini che non ho filato di pezza finora. Venuti. Quindi il mio terzetto difensivo contro una squadra che ha... Probabilmente solo Gervinio che corre come una spia è Milenkovic, Ceccherini, Venuti. A piede invertito. Perché, perché Ranieri credo che il rispetto a Venuti come il rendimento abbia reso meno quando è stato chiamato in causa. I cinque di centrocampo sono... Dalbert che dovrebbe rientrare a sinistra, ehm, sì. Lirola che dovrebbe rientrare adesso. Ma Lirola che a anche sinistra. su Lirola non è poi così chiarissimo, è stato un po' criptico. Ha detto che è rientrato in gruppo e si è allenato in no, dai, gruppo, dai casa dai le lo Però secondo Lirola me Lirola e Dalbert estremi, sì. in mezzo ripigli Badeli. Di sicuro. Quindi Pulgar, Pulgar e quindi Castrovilli. E Castrovilli. Chiesa, Bla, be, be, Boateng. Bu. A te piace questa formazione, Gabri? Ma a me piace. Diciamo che per adesso finché l'allenatore ha i risultati dalla sua parte, mi, non mi sento neanche di andargli così, poi tanto contro. Fermati. Sassuolo Fiorentina non è stata vinta con questa formazione. Lo Quindi so, l'allenatore la niente dalla sua. No, no, è vero, però la ribaltata ha avuto, diciamo. Sì, la ribaltata la giocando umiltà. in un altro modo. Sì. Però dico: cambiando modulo, la ribaltata in senso la formazione, ha avuto la strana umiltà, a Montella di cambiare qualcosa, della sua idea invece talebana, perché Bene. di solito lui è un po' così ma io il 4-3-3 dall'inizio sinceramente non lo vedo però bisogna capire come sta Lirola perché se Lirola non è ancora pronto per giocare dal primo minuto io non credo che riproponga Sottilli in quel ruolo perché non gli è piaciuto allora fa il 4-3-3 con Venuti a destra e compagna cantante Marco? credo che vada un po' contro a Gabri bene è, una, una volta è un rischio eh. <ride> e oh. recupera Lirola e fa 4-3-3 con Lirola ed Albert Terzini Milenkovic e Ceccherini centrali Badel, Castrovilli, Castroville, Pulgar Chiesa sottil Blauj. Quale delle due opzioni sposi? Enrico Rositano? Nessuna, Nessuna delle, due. delle due, gioca 11 contro 0, <ride> no? 3, 5, 2, 3, 5, 2. 3, 5, 2, ma con, ma con quindi la, la formazione che ho presentato io, Ceccherini, sì. Milenkovic venuta Benu Beirola ed Albert, Pulgar, va sì, del Castrovilli, chiesa, venute. Lo farei giocare chiesa? a destra, chiesa. Chiesa Boateng, e Vlaovic Blau, eh, sarebbe fondamentalmente diverso eh, tra Boateng e Vlaovic. Per te, Vlaovic. Tu vorresti Vlaovic? Vittorio, anche? No. Tutti vorrebbero Vlaovic, ma col 3-5-2 credo che faccia fatica. Io, io propendo per Boateng. Se Boateng è da corsa, perché c'è anche questo problema, perché siccome l'acquisto dal Sassuolo è stato R Lirola, Boateng te lo hanno Paco, fornito Paco ai saldi di fine stagione. A, a quel punto, non lo so. Io credo che Montella sia un conservativo, cioè nel senso che ora sposato questo 3-5-2 fa fatica a cambiarlo. Ci deve essere proprio un'emergenza totale. No, bisogna essere sotto nel risultato. Non è un allenatore che cambia modulo perché lo vuole cambiare all'improvviso. Perché si sveglia la mattina, se ha delle esigenze d'emergenza, fa, fa in un modo. Ma al 90, 80, 90 resta lui. Ora sposa il 3-5-2. Secondo me giocherà così. Anche secondo me. Ehi, e il Parma, Escoba? <coughs> Scusate. Aspetta, scusami, c'è anche una terza opzione: Quale? che accanto a Chiesa possa giocare Sottile. No, no. io non ce Perché la vedo. no? Montella ti abitua a fare delle cose stranissime. Sì, no, no, non è da escludere non è una, da passeggiare escludere. sul Ponte Vecchio pensando a Napoli. Insomma, c'è certo, tante belle cose voglia, su di lui. Quindi. Però non è da escludere perché Montella sì, è vero, ci ha abituato negli anni a sorprese. Però Ragazzi, il, ma volte il rendimento di Sottil con Lazio una formazione er due e giorni stasolo. prima lui cambia venuti. Chi, chi lo pronosticava? La settimana scorsa, Venuti, improvvisamente è apparso Venuti, cioè capito? Poi scompare per due mesi. È come brillante, è come brillante. Lo ricordate, brillante? Brillante a Roma Giocò alla, alla prima partita di campionato. Fu una provocazione, secondo me, certo perché che Montella sì. era arrabbiato per la campagna. Qui dice: vi faccio vedere questo australiano, che, di che pasta è fatto. Poi questo povero ragazzo non si è più visto, è scomparso. Sì. Vabbè, Greta non non poi mi leggi cortesemente l'essere no, ora credo l'anno dopo è stata l'Empoli brillante sì, sì, no? non ha fatto, mm. il messaggio di Francesco no, che mi, mi attizza molto sì. per la discussione uh, continua a essere. pensare che la Fiorentina tolte Juventus Inter e Napoli ecco, e ascoltate Milan ben, ascoltate bene quello che dice Francesco tolte vai. Juventus Inter Napoli e Milan è superiore a tutte le altre cioè il dire... Milan è superiore alla Fiorentina è superiore alla Roma come 11 a Milenkovic top player Chiesa e Ribery fenomeni a livello mondiale e Pedro futuro emergente Pedro. tra l'altro Pedro Almodovare. non è ancora pronto eh. Almodovare, Pedro, Pedro Almodovar ecco allora secondo Francesco fatto salvo, ripeto Juve, Inter, Milan e basta? queste tre? Greta? Eh, eh. non mi ricordo più No. Napoli e Milan, Juve, Inter, Inter Napoli e Milan, Milan è superiore Roma, Lazio, anche alla Roma, è superiore alla Roma, è superiore alla Lazio, è superiore sì. all'Atalanta, alla Fiorentina sì. A tutte, a parte Perché questi ha, qua Perché ha Milenkovic tutto resto, a tutto. e Riberia e Chiesa Mil Milenkovic no, è top menzionato. player A tutto, sì, a, Barce e a Barcellona, Real Madrid No, Bayern, parla del campionato certo. parla E del campionato. Pedro, futuro emergente questo, ah, potrebbe, questo, questo potrebbe è, almeno, lo, è la speranza di tutti. E, e, il problema è che non, non sappiamo assolutamente di che pasta il materiale Secondo ma, me lo sa neanche lui. Vuole essere sicuro che sia pronto al 100% oggi? Ma di io, io mi auguro Montella. che lui l'abbia visto. Riguardo chi, è uno dei pochi. Ha detto che sapeva chi era, eh, a differenza ma. di altri. Ma altri. Eh, non so se, se forse intendeva quello del Barcellona, quello che è andato al Chelsea. Forse no, no, conosceva anche quello del Cagliari No, ora indipendentemente da Pedro, il messaggio dei tifosi lo so perché ti stuzzio, che ci vuoi accendere come, eh. come fiammiferi, però dico è una provocazione X oppure è un entusiasmo di un tifoso ritrovato perché il tifoso è irrazionale. Questo entusiasmo di commisso ha riportato anche se questo. Se è l'entusiasmo del tifoso, vorrei sapere da Francesco come ha vissuto la dichiarazione di Montella. Non pensiamo all'Europa, perché va. In direzione diametralmente sì. opposta a quella che è la sua considerazione. Tant'è che ha ragione Vittorio nel dire, sarei stato curioso di vedere se la Fiorentina non avesse vinto a Reggio Emilia cosa veniva fuori. Però hai sentito tra le parole di Montella, come l'ha letta Greta, che a Firenze quando si viene da due vittorie è una meraviglia. Quando si rompe il giocattolo perché pareggi è un disastro. Qui eh, a Piena si sente ha, ha scoperto l'acqua calda, perché è così dire da tutte le parti. C'è già stato Montella. Già le le stato Montella eh. La necessità di sottolinearlo più volte, non, onestamente e sinceramente, è la intelligente. Capisco poco. È intelligente su questo. Anzi, devo dirti che secondo me ha affinato ulteriormente la sua quota di intelligenza dall'esperienza dall precedente. Sì, eh, direi proprio che credo eh, che annusa molto di più l'aria. Parla con persone giuste, si fa. non dico consigliare, ma comunque è, è entrato in sintonia con le persone che gli raccontano le cose vere. Si, si fa confronto. meno infinocchiare, se vogliamo, per certi versi, dalle sì. domande dei giornalisti: no, non si non scalda. So, non ci sono mai in no, stampa, più che altro eh. non si scalda, rimane molto tranquillo. È super parte. Bravissimo, e quindi super in quella bravissimo. maniera lui no, ti racconta eh, quel che vuole. Cosa c'è rigore? Eh? No, no. Ah, c'è no, no. un CR7, ha fatto qualcosina di poco, secondo me. Poco elegante, C'è diciamo. stato un contrasto, ha messo k due giocatori uno eh. involontariamente per eh. quello davanti, cioè eh. verso il portiere, verso il portiere <ride> del Toro. Il secondo, secondo me, con e un, un braccio tirato. un po' allargato. No, ma, ma Cristiano no, Ronaldo ma non fa mai messo fallo. Nel mezzo, dai. Come lo hanno vero? messo nel mezzo? No. Ah, lo mettono nel mezzo no. Cristiano Ronaldo. No, no, no. Cristiano Ronaldo non fa mai fallo, no? Per diktat lui Quando ci vuole lo fa. Non lo fa mai fallo. Solo quando ci vuole la pubblicità e poi torniamo, via. energia è un viaggio straordinario come il mio cominciato nel centro dell'italia ho superato i limiti e sono diventata grande sono estra metto la mia energia per dare valore alle imprese accendo i sogni di chi mi sta vicino affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice chiamo ogni posto casa e guardo al futuro il mio viaggio continua gas luce e servizi innovativi estra energia al futuro il cambio di stagione richiede più energia. Affrontalo con il Box Energia di Sustenium. Prima Sustenium Plus che ti dà la carica. Poi Sustenium Immuno che contribuisce al mantenimento del sistema immunitario. Sustenium Box Energia. La stagione cambia. L'energia resta. I primi sintomi influenzali si sono già presentati. E Vivi in C! Vivinci agisce contro i sintomi influenzali e dà raffreddamento in tutti i periodi dell'anno. Vivinci. Puoi stare alla larga dagli E.C. e è Menarini. Ambulatori della Misericordia è il vostro centro di riferimento per visite mediche e certificazioni sportive. Grazie alla professionalità del nostro team di medici offriamo un check-up completo rispettando i più elevati standard di qualità. Vieni a scoprire le agevolazioni che abbiamo riservato alla tua società sportiva presso la sede di Campi Visenzo in via Montalvo 8 e nel nostro poliambulatorio presente a Parco Prato. Da una situazione di emergenza creata dalla sentenza del TAR della Lombardia a luglio 2018, che ha paralizzato l'attività degli spurghisti, nasce in Toscana il primo consorzio per garantire uno smaltimento sicuro dei liquami. Consorzio Spurghisti Associati. 49 aziende del settore si uniscono per sensibilizzare la comunità. Consorzio Spurghisti Associati. Insieme per difendere l'ambiente. Tuo pranzo di lavoro veloce, ricco, saporito, cucinato come si deve al prezzo giusto? A Prato la risposta è troppo facile. Bar Valentina. Sì, proprio loro, quelli che aprono alle 4:45 del mattino, quelli che pagano le tue bollette, quelli che ci sono sempre. E lo volete un consiglio? Assaggiate i panini del Bar Valentina, fantastici come un gol di Leo Messi. Bar Valentina, a Prato, Via Roma e non aggiungiamo altro. Antica Osteria del Sole nel cuore di Montelupo Fiorentino è il luogo ideale per gustare la bistecca fiorentina, selezionata dal nostro chef, che la fa frollare con maestria per poi cuocerla sulla brace di legna. Vasta scelta di pizze cotte nel forno a legna, classiche o impasti speciali come i sette cereali o integrali. Cantina con un'ampia selezione di etichette nazionali. Oltre al menù alla carta, vengono proposti menù diversi anche a prezzo fisso, sia a pranzo che a cena. Caffè Pasticceria la Repubblica a Prato, classico punto di ritrovo per colazioni e paste notturne. Un posto unico dove i dolci diventano opere d'arte. Caffè Pasticceria la Repubblica una sosta imperdibile a qualsiasi ora, con prodotti freschi appena sfornati, e sempre all'altezza del palato più esigente. E se sei un amante della vita notturna, dopo una serata in discoteca, vuoi fare un piccolo spuntino? Il Caffè Pasticceria la Repubblica è il posto giusto per te. Ci trovi in Viale della Repubblica 156 a Prato. Copyworld. un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende, stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale, comunicazione e visual display, tecnologia digitale per la stampa professionale. Copyword, un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato, 27 del primo tempo del Derby della Mole, brutto, eh, Derby della Mole, brutto che per ora rimane sullo 0-0. a -0. Sorridono gli aficionados di Antonio Conte perché Conte è in testa alla classifica, avendo vinto di, ripeto, volontà ma non in modo entusiasmante una partita di Bologna. Ecco la vedete: Inter 28, Juventus 26. Caro Enrico, non so da quanto tempo è, se così finisse. Che la Juventus non è in testa alla classifica del campionato italiano che comunque quest'anno ah, vincerà due domeniche che fa. comunque quest'anno vincerà per la nona volta consecutiva. Questo da, è già du, stato da, stabilito du, dai libri. Ma già a febbraio. È sta, sì, è già stato. No, ma, è, a marzo. Dai. Sai qual è sì, il Vittorio. problema per il popolo juventino? Mm. È che questa squadra sonnecchia troppo, soprattutto i primi tempi della Juventus, sono tiporici, cioè, abituati a un altro tipo. <coughs> e mi viene da ridere pensare. Che in questa trasmissione per mesi abbiamo ricevuto messaggi messaggi come gioca male co come che la colpa era cioè allegri, allegri faceva giocare male la Juventus allora se Allegri faceva giocare male la Juventus guardate questa ed ah, altre la, 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 partite eh. della Juventus di quest'anno la linea di se confine. non è super è pan bagnato. Eh. Grazie Vittorio, vedo che è d'accordo con me quando andiamo a criticare il gioco deficitario della Juventus, il sarrismo no? con questi termini. Okay, non vedo nulla cioè io Barri, guarda, eh? non ce l'ho con Barri. Sarri, cioè, no, no, io, io, io credo ci che ci siano poco. dei problemi anche di, 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 di attori, cioè gli attori, uh, perché qui questa uh, è una squadra oh, strana. Eh, sta ci eh, sono in campo Questo? dei giocatori, Giorgio, che dovevano essere ceduti d'estate. C'è un giocatore, e questo non è, non è lo stile Juventus, abbiate pazienza, c'è un giocatore oh, che viene pagato profumatamente e che non si sa dove sia, Mazzuki. Dov'è finito? Eh, forse, A è casa. forse è orientato. Sul poltrona e con le pantofole guarda la partita. Ma non, è, non esiste, cioè. No, però... no. Ah, è un non ancora. è un pensionato, per l'età è un pensionato ah, no. tu no, al ad esatto. Dortmund esatto. probabilmente Sì, ma a, ge ah, forse a gennaio, gennaio. Eh, adesso, beh, adesso perché adesso... Non, lo non lo devi fare eh, giocare? Ah, questo lo dovresti chiedere eh, alla, alla società. Eh. Poi c'è questo giocatore qui che non si sa dove Bernardeschi. Dove lo rivorresti alla Fiorentina? <coughs> lo rivorreste alla Fiorentina, <coughs> io come tre... tipologia di giocatore, lascia perdere che lui voglia, non voglia, non me ne frega niente. sì in termini assoluti. Sì. Sì. Marco? Sì. Sì. Perché? Beh, è perché... più forte di quelli che abbiamo adesso. Perfetto. Grande questa dichiarazione, mi sorprendi sempre di più, Marco Ferraiolo. È più forte di quelli che ci sono sì. adesso. Aspetta, un momento. Eh, allora, <ride> no, Tu sai, che, tu, tu sai che questo avrà fatto saltare sulla seggiola tutti quelli che ci stanno ascoltando. Sì, ciao, eh? mamma, rimettiti Cazzo. a sedere. Tutti, tutti. Perché sai che hai letto prima Francesco. Sì. Che tra l'altro ha risposto. È... Dicendo? Montella fa pretattica Non ditemi che la Fiorentina non può giocarsela fra le prime sette per l'Europa League. Comunque, continuando, la Fiorentina, dopo quei tre giocatori, tre quattro top player e, che ha e? citato, eh, la Lazio ne ha uno immobile, la Roma Zeco, l'Atalanta Idem, Zapata e poi non ha grandi giocatori. No, allora, aspetta, sul, sul conteggio dei top player delle altre squadre ci sono delle omissioni. Divertitevi. Sul concetto invece, la Fiorentina se la può giocare tut con tutte, l'ho det cioè, detto prima, nel senso. Che può ce la può fare, però bisogna che questi titolari non ci abbiano raffreddori, squalifiche, infortuni lunghi o roba del genere, perché perlomeno ad oggi, fino al mercato di gennaio, le riserve mi sembrano un tantino meno efficienti dei titolari. Poi tutto può succedere, questo è chiaro. Però dire che la Roma ha solo geco mi sembra un po' poco. C'è Zaniolo, comunque che. Che è un ottimo giocatore. Ora eh, cioè, eh, l'Inter. Sì, eh, il pastore è riesploso. il pastore ha visto oggi con il Napoli no, è Però l'Inter te l'ha messo prima. A ah, okay. internare con l'Atalanta c'ha Duvanzapata. Comunque è un Gli giocatore Cici di Gomez, magari. Sette, Stato... Uh, eh, grandissima eh. la conclusione di, di Paolino Dibala, ma non è riuscito a trovare impreparato. Sì, C'è un altro buon giocatore come cioè Malinowski. Poi, ora, Malinowski. Eh, vabbè, comunque è un, be un bel prospetto. Boh Poi la Lazio, oltre a immobile, c'ha Correa, un gran giocatore, Milinkovic Savic. Insomma, Lucas Leiva, Lucas Leiva eh, Luis Alberto, insomma, eh, ora di, dire che ha solo immobile mi sembra un po' riduttivo, sinceramente. Vedo che Vittorio non è entrato su questo argomento perché no, ha già trovato, ha già trovato no. la eh, strada, 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 strada è tracciata sprecato. Strada no, d'accordo con Gabriella, ah, assolutamente appunto, appunto, voglio appunto. dire. No, poi comunque tornando su Cech e su Benaddeschi, ora sì. non so perché c'è contesta Ceccherini. Salutiamo Massimo, so, che so che ci segue, Massimo Ceccherini. Sì, ha detto questo? Non, non è il giocatore. No, 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 no. Massimo, un Detto questo, Bernardeschi si fa del fantacalcio, cioè Bernardeschi <ride> ormai non no, può più. Ipo ipotesi, eh, ah, ipotesi. è cioè, sì, Essendo certo. alla Juve, non può termini, no, in termini, di nuovo, in cioè, termini voglio assurdi. assurdi un'ipotesi assoluta. assoluta. Io, un'ipotesi la escludo a priori. Quella di Bernardeschi alla Fiorentina perché ha un assetto e ha dei giocatori che non possono sposarsi con Bernardeschi. Cosa fai? Dove lo fai giocare? Tranne eh. in un 4-3-3. Come? Sì, le estrazioni del Lotto, Montella no, non sta. è capace di fare queste cose qui. Lui ha, ha, ha trovato per necessità, come fece Spalletti alla Roma, per necessità Padre perché non aveva punte. Si, si ruppero tutti e mise Totti a fare il ciclo centravanti con i rimorchi di, di, Perrotta. di Perrotta che segnava a Raffica proprio perché arrivava a Perrotta e Taddei. Io, Bernardeschi, non saprei dove collocarlo in questa Ferentina, ve lo dico in tutta onestà. Ma perché... no, questo è anche colpa, se vogliamo, di chi lo ha allenato perché lo ha snaturato, forse fin troppo. Allora, poi parleremo anche del settore giovanile e delle esperienze che Marco Ferraiolo ha avuto la possibilità di vivere per capire se quelli che ora sono diventati tali sono passati sotto Marco Ferraiolo per capire se lui li aveva già visti tali oppure no. Prima, Greta, però. Eh. Come fate a dire che eh, può tornare Bernardeschi a Firenze? No, ma non ho detto che può tornare. All'italiano, ragazzi. Ass... Ma... Vi piacerebbe rivederlo, riaverlo? No, no, sì, sì, punto. Non è che è una notizia di mercato mascherata da opinione. È una, una cosa. Come ogni tanto chiedo a Greta. Chiedo a Greta ti piacerebbe uscire con John Malkovich? E lei mi dice no perché è brutto? È no, no, perché è non sai perché è. è vecchio, so. eh? è vecchio. È anziano. È anziano. Vabbè, se, se gli chiedevi di uh, altre persone, magari. Brad Pitt. Ci fa eh. piacere, mi fa eh, piacere, vedi, vedi brava, brava Greta, brava Bre. Comunque vi volevo leggere le formazioni <coughs> di Sky Sport, le quali hanno preferito Vlaovic uh, in attacco mm. e un 4-3-3 con Dragoschi, Venuti Milenkovic, Ranieri D'Albert, Castrovilli, Badel, Pulgar, Sottil, Vlaovic e Chiesa. Ci piano piano, piano, rileggili tutti dietro. Dragoschi, sì. Venuti Milenkovic, Ranieri D'Albert, Castrovilli, Badel, Pulgar, Sottil, Vlaovic e Chiesa. 3-5-2. 4 3-5-2 niente ceccherini no. secondo Sky Sport niente ceccherini no, tra l'altro dal primo minuto Vlaovic ma dopo la conferenza stampa di oggi mi sembra hai detto Franco compl Paresi eh? complica complicatissimo no, se ormai Complicato. ho imparato un attimino a interpretarlo Montella a parlare no, il Montellese a, a capire il Montellese eh, non credo proprio poi magari è tutta un'assoluta pretattia ci stupisce ma per mh, carità però. non credo. Enrico sei soddisfatto di questo derby finora? no per nulla per nulla? per nulla 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 Angolo per il Cagliari, per, per il, Cagliari, Cagliari. Per il Tor eh, vabbè, ma è la categoria è quella, per il uh, 35esimo in primo tempo esce con i pugni Scesni ma è sempre la formazione di Mazzarri chiamata con la dichiarazione di Cairo a prendersi le proprie responsabilità perché quando un presidente dice ai giocatori eh, guardate che questo resta per cui se c'è qualcuno che vuole andare via siete voi, eh, è una scelta particolarmente intelligente, uh. alta la conclusione di Meite imbeccato bene da Belotti per una per volta, volta è stato altruista Belotti. Belotti. No Belotti ma lui è abbastanza Perché spesso è, però cioè, anche è, una, è una punta che capisce quando gli altri sono messi meglio sono altri che non capiscono sì. degli avversari eh, che tirano sempre loro come se avessero la, la necessità no, beh, direi comunque che la dichiarazione di Mazzarri in ma, settimana è stata accontentata ma, no? No? visto che ha detto rigore che rigore per il Toro no <ride> neanche questo eh, vabbè, ragazzi, allora Guarda, ditelo: che i tiri dagli 11 non esistono per chi ha la maglia a, a quarti bianca e nera stasera. Scusa, Gabri. No, ci mancherebbe la cronaca prima di tutto. No, eh, Mazzari dico: sarà contento. In settimana ha detto che eh, vorrebbe dei giocatori grintosi come Chiellini, visto che è proprio il pari. Carico... Attacco: Juve, Ronaldo in area di rigore. Bucata la difesa del toro. Ancora alla conclusione frontale, non ci arriva nessuno. È una manovra, si, si diceva una volta avvolgente da parte della Juventus, 86 tentativi di eh, doppio passo da parte di Quadrado. Che tutto fa, ma guadagna solo un calcio d'angolo, vedi che, però quando. È sterile. Sì, nel senso perché. Perché si gioca uno contro due, uno contro tre, cioè individualmente non è, anche. Quadrato, non c'è ragione, nessuno ha fatto un'azione individuale, non c'è un fraseggio, non c'è niente. Tu, ricordati quello che volevi dire. Sì. Eh. Finisco sì, la sì. cronaca di questo angolo al 36esimo del primo tempo, Derby della Mole, 0-0, Juventus indietro in classifica rispetto all'Inter. Ancora un'occasione che però non viene sfruttata perché è punizione per il Toro. Vai, Gabri. No, e eh, sostanzialmente Mazzari ha detto sì. eh, che. Alla Juventus toglierebbe Chiellini per la grinta, per direi non, non proprio una dichiarazione felice di Mazzari, visto che tra tutti i giocatori del, dell'emisfero boreale ha citato proprio Chiellini che è il capitano della Juventus. Quindi sarà felice di vedere Dico il Torino così grintoso proprio come Chiellini, no? speriamo, In speriamo, speriamo. No, è non è Berna a Firenze, ma scherziamo, era una uh, opinione mamma, ragazzi, ma siete veramente pazzeschi! Non si può uscire dal seminato a 8 secondi. Perché, per, per cercare di fare un discorso diverso, ma boh, perché no? Magari in un futuro... Leonardo Bonucci ha detto che finirà a giocare a centrocampo da un'altra parte il suo ultimo anno di campionato perché decide di divertirsi in questo modo, e perché magari Bernardeschi non può fare la stessa cosa in fine carriera, venire a giocarsela a Firenze perché lui a Firenze comunque si è trovato bene, piuttosto che andare in Cina, voglio dire, no? No, no ma, i, ma i fiorenzini... Non è che non vogliono Bernardeschi a Firenze, non lo voglio, per gli atteggiamenti sì, che sì, ha certo, avuto Bernardeschi eh, è quando, certificati ma, medici, quando è andato via da certo. Ma noi ora parliamo eh, di poi, così, così, Augusto, eh, a Italia, eh, che per venire anche. Bernardeschi a, a Firenze... La Juve l'ha pagato 40 milioni di euro, quindi sì, quando smetterà ne do, di giocare costerà meno. Ma eh, eh, ah, no, eh, tu parlavi a fine è carriera. Tutti i giocatori della Juve restano ah, il valore che hanno vita naturale durante perché sono ai Lan. A fine no, carriera eh. gli si manda quasi gratis: appunto, quasi gratis, direi che è così. Oggi, però, in chiave Fiorentina, caro Vittorio Betti, da parte della conferenza stampa del patron commisso oltre. Eh, ad aver ufficializzato Barone come nuovo direttore generale, quindi anche quella casella nell'organigramma della Fiorentina ora ha un nome, un riferente e soprattutto probabilmente sia, eh, assisterà ad un'accelerazione di determinate operazioni, ha parlato anche di Chiesa e ha detto: tratteremo in futuro. Al momento non c'è ancora un accordo, però tratteremo in futuro. Al momento non c'è accordo. Ricordo, per chiudere l'introduzione all'argomento, che eh, non più tardi di 15 giorni fa eh, lo stesso Barone, attraverso eh, una serie di dichiarazioni e anche commesso, disse che i matrimoni si fanno in due. Certo. Aspettiamo che certo. lui ci dica cosa vuole fare. Io Arrivati sarei... a questo punto, ecco. ecco io. La, tu, siccome per me eh, questa è una trasmissione non, di opinione. Nel calcio non deve esistere democrazia, lo dico sempre. Allora, posso fermarti un secondo, sì. perdonami, eh, perché mi hai fatto venire in mente una cosa che, sulla quale abbiamo discusso ieri sera. Condividete oppure no l'atteggiamento di Ribery al momento della sostituzione? Non me ne frega nulla di quello che ha fatto con il guardaline. Non entro nella discussione del guardaline perché io faccio parte. Del partito di quelli ai quali, quando si chiude la vena, si chiude la vena, per cui spintonare un guardaline può capitare benissimo, ve l'ho raccontato più di una volta. Io ho smesso di la, la mia carriera da sportivo con nove mesi di squalifica, quindi eh, capisco benissimo cosa possa succedere nella testa di, di chi gioca in determinate situazioni. Ma non, non, non voglio im, im, imbeccarvi la risposta, ma quando viene sostituito da un allenatore, due volte è stato sostituito e due volte ha fatto un casino dell'80. Condividete questa posizione oppure no? Poi allora, ti, ti faccio ritornare su Chiesa. Ti, eh? ti rispondo subito, non la condivido in generale, anche se il problema a Riberia è un po' diverso. Io ho l'impressione che Montella faccia con lui scattare l'automatico, cioè non lo ritenga in grado di poter gestirsi per i 90 minuti e attenzione, improvvisamente è. Eh? Attenzione, oggi Montella chiedo conferma, sì. ha dato una notizia è da sette giorni che non si allena Sì, per un è problema al ginocchio, per un, un problema al ginocchio. Beh, per, per un problema al ginocchio no, io mi metto nella testa di uno che viene sostituito e che sa che è sette giorni che non si allena ma perché ti incazzi? Non, non deve, questo non lo deve fare non deve per fare. me eh però voglio ti rispondo su, sulla prima domanda per me non, siccome nel calcio non, non esiste la democrazia per e chi ha il portafoglio ha sempre ragione allora io direi che secondo me il commisso dovrebbe essere un po' più duro Ora Comisso, te, siamo in ritornati in chie su Chiesa. Su, su, su Chiesa, perché il commissario deve essere più duro, nel senso che non è che deve mediare, non deve mediare niente. La, lui ha un contratto, ok? E la Fiorentina va avanti, non che non abbiamo, tratteremo, ma tratteremo cosa? Lui ha detto, stiamo parlando anche. Della ma, ma no, deve essere più duro, nel senso che Sto i giocatori eh, firmano un contratto e sono dei dipendenti della Fiorentina, prendono un bello stipendio, accidenti se non lo prendono. Okay. puntualmente oltretutto eh, quindi tutti, eh, tutti i, i sofismi su questa vicenda Federico Chiesa, li riponiamo in un cassetto eh, come ho sentito, ti ricordi le settimane scorse, Poverino piangeva sì, cioè dei casi Pullman, sentimentali sì. sul double Pullman, oppure piangeva ad agosto perché non sapeva il suo futuro cioè, eh, Peinè ha, ha, ha dipinto tanti quadri eh, su, questo, su questi fatti sentimentali la società secondo me per in, questo, uh, in questa occasione, ma in generale per tutti i giocatori, secondo me non deve dire tratteremo. Chiesa è un giocatore della Fiorentina, punto, basta, è finito. <coughs> Poi tra quando ci sarà una scadenza di contratto? Che se non vado errato finisce nel 2024. 22. 2022? 22. Eh, 22. Sai quanta acqua sotto i ponti con la pioggia? Non voglio che lo svari, io voglio eh. rinnovare il 2025. C'è il prossimo campionato e poi devono decidere. Eh. Ho capito, ma ci Perché, sono delle. Ma intanto io... giochiamo ragazzi, No, parlando di queste cose. No, no, ma io eh sono allora. d'accordo con te. Tra, tra le sue dichiarazioni, ne stiamo parlando, però anche aggiunto, chissà se ci sarà un annuncio tra qualche settimana. Esatto. E io su quello credo si riferisca credo anche. Che, credo che Commisso sappia molto bene cosa dire, come dirlo e quando dirlo. Esatto. Dire. E arriveremo a secondi perché questa notizia sconvolgente sarà l'apertura della CNN delle Breaking News. <ride> quindi arriveremo a secondi. Vai. Vabbè, io credo che sul, sulle se, <ride> <ride> sugli annunci c'è anche Sottil e Ranieri che mancano all'appello in capitolo rinnovi e poi si dovrà venire comunque al nodo Federico Chiesa. Sottil. Ne possiamo parlare. Ranieri, ho visto Massimo Ranieri a Montecatini sì. la settimana non scorsa. Non piace nemmeno a me Ranieri. A me è piaciuto Massimo Ranieri. Massimo Ranieri. Questo è un altro Ranieri. Eh? Sì, okay. sono d'accordo con te. Non credo sia d'accordo con Fiorentina. Insomma. Non è il Massimo. No, <ride> non è d'accordo. Però dico che eh, su Federico Chiesa ha ragione Vittorio. Lui deve pensare a giocare per la Fiorentina certo. perché lo paga la Fiorentina. E nessuno Significa. lo deve fotografare con, le, le, con il ghigno che Basta. piange. Che mi, ha il cuore spezzato. Ma, no, ma, ma lui deve questo... fare il suo. Perché in certe partite è stato uno dei peggiori in campo. Lo vogliamo dire. Abbiamo il coraggio di dire: anche a Reggio Emilia, <coughs> se certo. vogliamo. Per Dio, ma, se eh? lui non si accende in quella situazione dove ha servito la palla a Castrovilli, che balza poi il 2-1 di Milenkovic, lui aveva fatto lo zero 5. assoluto. Quindi voglio 5. dire: 5. Chiesa deve pensare a giocare e basta. Al meglio delle sue possibilità, anche perché poi, se sì. vuole guadagnarsi la convocazione di Mancini deve, deve fare questo per andare all'europeo quindi finito non c'è margine di trattativa sono d'accordo con te Vittorio l'unica cosa magari se proprio proprio bisogna fare questo rinnovo adesso perché se no dopo, dopo c'è il mercato di gennaio dopo c'è mettere marzo. delle scadenze hai visto? sì bravo mettere le scadenze mi piace. Paratona di Sirigo su Capocciatona di Leo Bonucci siamo alla fine del primo tempo 0 a 0 nel derby della mole, Cristiano Ronaldo ci prova in tutti i modi. Oddio, Carambolona oh, paratissima oh, di Sirico un eh, Comunque era una roba interessante che poteva nascere. Per la Juve ci si picchia come dei fabbri ferrai. Eh. Ma è questo ha tirato il cartellino giallo, forse l'unica volta, volta Senti, che non c'entrava, che, 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 che poteva fare a meno, probabilmente Vabbè, è stata la decisione Doveri giusta. Doveri non è in forma, sì. eh, nelle ultime no, prestazioni. Vede, eh. ma, è un, ma anche fisicamente può, non è in forma. Può fare una... un altro sport. Ecco, ha detto bene Giorgio Micheletti, anche soprattutto fisicamente, perché lo vedo 3-4 metri sempre, sempre indietro in forma, rispetto alla linea della palla. Cioè, addirittura un paio di volte... Si è un messo un a fare il traffico. È un po' palestrato. Ecco. Un po', è un po'... Vabbè, il palestrato è un, vado a fare il wrestling. È un po' parecchio palestrato. Vado a fare il wrestling. No? Marco, per te, di wrestling. per te, la questione chiesa? Sono d'accordo con Gabriele. Tra l'altro, sbaglio o è uno che ti è passato sotto le mani? Aveva 14 anni, giocava nei giovanissimi nazionali e devo essere sincero, non mi aveva fatto questa grandissima impressione. Uno Vedi? che mi ha impressionato tantissimo e si è perso, Michele Camporesi. Allievi nazionali, ne parlavano, cioè, dicevano tutti anche chi era allievo della partita, ma ne parlavano da tempo. 94? Sì, nome. lui diventerà un numero uno, diventerà un numero uno, lo fece esordire, se ve lo ricordate, Mihailovic, su Ibrahimovic, cioè in marcatura su Ibrahimovic. E non se ne fece ne quale l'anno, si preoccupava di esatto. niente. Esatto. Prese botte, le dette via, senza nessun problema. Poi si è perso, adesso è a Pordenone in Serie B. Quindi, e non gioca neanche tanto, spesso neanche lì esatto. Altri virgulti che ti sono passati sotto le mani? Babacar, oddio, virgulti! <ride> e poi ho fatto in amichevole la Fiorentina di Mihailovic, quando la Fiorentina insomma, non era proprio a, in, in, in campionati bellissimi. Innanzitutto, Bab Babacar, quanti anni ha veramente? Ce l'hai la domanda di riserva? Secondo no. me non lo sa neanche lui. <ride> Fondamentalmente. No. Era, libro... già, era già uno, era che, uno che, o no? che ufficialmente lì aveva 15 anni e era mezzo metro più alto degli altri. Quindi. È un Ma 93 alle lo, vedi, lo, vedi, lo vedevi già che aveva qualche cosa di più no? e Babacarsi. ha fatto Babacarsi. quello che ti aspettavi facesse? O si è mm, perso? ha un altro lavoro. problema, lui, penso, la testa. Beh, quindi. Che è la, 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 il problema principale, mm, sì. Per un, per un giocatore aspetto la fine del primo tempo eccolo il palestrato Doveri dice che si può andare a riposo dopo 47 minuti di gioco Enrico uno 0 a 0 regolare o... no regolare no. perché non c'è stata una prevalenza da... forse qualche occasione in più l'ha avuta la Juve una brutta partita però per come partita chi la la però non mia. merita assolutamente di andare in vantaggio alla fine del primo tempo spero che qualcosa si cambi comunque questo è un campionato Enrico Particolare eh, perché tutti sì. fanno fatica, sì. e magari, soprattutto vogliamo, la zona di Fiat, c'è l'intervallo, nel senso che tutti fanno fatica, chi più chi meno, chi, chi ha fatto fatica, chi sta facendo fatica adesso. Eh, L'Inter ha fatto fatica a Bologna. anche oggi, anche oggi in rimonta ha vinto al, no, al 94esimo, 96, no? 96esimo ecco. 96, <coughs> calcio di rigore. Il Napoli, Poi, il Napoli è in Vabbè. caduta libera in campionato. Secondo me. La linea di sbarramento è rappresentata dalla prossima partita di Champions League perché è un po' messo meglio in Europa, almeno in questo momento. Eh, ecco, questo è un campionato in cui è difficile pensare che ci sia, come negli anni passati, una fuga a 2 o una fuga a 1,1. Cioè senso... Però se guardi la classifica vedi già che Juve e Inter hanno punti tanti di sì, vantaggio anche sulla terza. Sì, eh. ma fanno fatica. Assolutamente, non è la Juve dell'anno scorso, non è l'Inter dell'anno scorso, non so se sia, vedi, la Roma è ferma a 22, l'Inter è ferma a 28, ma sono già 6 punti sulla testa. Ma non c'è dubbio questo, la matematica non è un'opinione, è vero c'è una fuga a 2. Ecco, perché... allora ti faccio questa domanda Vittorio, <coughs> mi piace molto questa tua considerazione, ma dimmi questo, è più peggiorata la Juve o è più migliorata l'Inter rispetto alle, alle loro... Sorelle dell'anno scorso. Eh, oh, dando uno sguardo anche agli attori. No, vedendo, no, vedendo quello che hai visto in queste giornate. Ma io guardo eh. anche gli attori, cioè sì. li, li confronto. Se da un lato si dice che la Juventus ha due squadre, dall'altra si dice anche che l'Inter ha una squadra sola, mm. e ha ragione Antonio Conte quando più di quei 15-16 giocatori fa fatica a trovarli eh, nelle vie di Milano. Quindi secondo me è l'Inter che in questo momento, eh, perché l'Inter è stata capace di sette vittorie con Pioli e poi otto sconfitte consecutive, cioè parliamo di tutto, ma in facciamo cronaca, in questo momento secondo me è l'Inter che sta dimostrando qualcosa di più cioè, il, il, la quota di miglioramento dell'Inter è superiore alla quota di peggioramento della Juve non c'è dubbio perché secondo me ci sono dei tasselli nella squadra dell'Inter che sono quest'anno fondamentali e che Proprio non aveva l'anno scorso cioè vedo Barella per esempio Lukaku, Lukaku. ma, guarda, no, ma lasciamo passare un attimo gli attaccanti, è il centrocampo che possiamo... se tu pensi che due anni fa l'Inter vantava ambizioni con Borca Valero e Vesino e con Dogbia. Eh, voglio dire, Ciondolo. Ora c'è anche a mezzo servizio perché se l'ha fatto pure male. Però la squadra è buona, capito? È Enrico buona. dice di no. Ma ah, io vi invito a ricordarvi il girone d'andata di Spalletti. L'Inter era prima, seconda, prima, seconda. ho fatto una premessa, ho detto in questo momento, alla luce voglio delle dire, partite, non è che conte abbia 2.000 punti più di, di, di spalletti. Ma non c'entra nulla questo. Quindi, sta, ma ne, ma sul piano diversa. di gioco abbiamo detto che l'Inter sta patendo la differenza come, come tutti gli altri. Ma è più migliorata l'Inter o è più peggiorata la Juve? No, secondo me è peggiorata la Juve rispetto, rispetto, oh, rispetto all'anno sì. scorso. Allora, Almeno sul piano, cioè i risultati li io? fa, ma, ma li stenta. Pe anche perché pe non dobbiamo pe 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 dimenticarci, io ho detto prima che nel campionato italiano non esistono partite facili, ma soprattutto all'inizio di campionato, quando tutte le squadre di, di, di caratura chiamiamolo inferiore, cercano di guadagnare quel punticino che poi alla fine potrebbe servire e quindi danno l'anima e di più quando giocano contro la Juve, danno l'anima di più e ancora di più, eh, eh. corretto. Però, min, però min, peggiorata min, la min. Juve dopo l'acquisto di Delict e il cambio allenatore Rabiot prendendo Ramsey, Ramsey Rabio, il miglior allenatore dell'universo che fa giocare meglio le, le ah, squadre, voglio dire... Delict stava in panchina. Ramsey e Rabio sono stati anche seri. in tribuna, sono, fanno gli steward so, allo Juventus Stadio. Circa, circa sta? però, la Juventus no. dell'anno scorso bisogna dire che tecnicamente sulla carta ha migliorato. Ragazzi, ma non si no. fa le invece squadre, invece squadre no. con le figurine. Ma, perché se non giocano mai. Quindi, quando io mi permetto di criticare Sarri, che si incenza di, ma di maestria, e tutti dicono che è il miglior allenatore dell'universo, non, non, non è così. Perché sta facendo rendere meno una squadra che sulla carta è più quotata di quella che aveva lui. allora io eh, ragazzi vi, vi, state, vi, state vi dimenticando coinvolge. che Sarri ha preso la Juve a settembre, a fine settembre e problema. deve cambiare tutta una mentalità di gioco, una struttura di gioco e non si può fare in, in un mese e mezzo. Credo che Marco possa testimoniare questo. Devi rispondere, quindi, però, Marco. Lui ha più... detto: fra due mesi io posso parlare della mia Juve. Ma comincia... e mi sembra ma Se ha cominciato a settembre, e a novembre ci siamo. Eh, L'ha detto siamo. la settimana scorsa. Ah, ah, quindi ha due mesi io... da una settimana ma scorsa. Me, quindi la Juve me, può permettersi di aspettare dicembre, gennaio. Che la Juve ah, vabbè, okay. sia là? poi arriverà la uh, Juventus eh, se lo può permettere uh, di aspettare uh, sì, 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 questo non voglio studio, vedere in Champions Marco vediamo se, la, vediamo se se ce la fai in 40, è se 40 secondi sì, è di, di, l'unica squadra cose che non ha mai perso come non, come non ha mai perso in Italia è vero, sì, è vero. vero. vediamo se ce la fai Marco in 40 secondi è più peggiorata la Juve più migliorata l'Inter? è più migliorata l'Inter perché ha Antonio Conte che fa la differenza io la vedo così quindi tu ti sei guadagnato l'iscrizione di Santo Subito da parte di Angelo Pollina, la pubblicità <ride> e poi torniamo. L'energia è un viaggio straordinario, come il mio, cominciato nel centro dell'Italia, ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono estra, metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi, extra energia al futuro. sete. Ho sentito un rumore strano in garage. Una capsula al giorno di Prostamol contribuisce a favorire la normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostamol, non hai più scuse. Da oggi, anche nella confezione da 60 capsule. La nostra storia è da sempre fatta di lavoro, famiglie, imprese, valori. Ogni giorno, attraverso 22 agenzie e oltre 200 dipendenti, mettiamo impegno e professionalità al servizio dei territori di Pistoia, Prato e Firenze, con un unico obiettivo, crescere insieme alle nostre comunità per un futuro sempre migliore. Siamo la banca Alta Toscana. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. Data medica Montecatini dal 1975, accreditato e convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale. Prestazioni specialistiche convenzionate di laboratorio: cardiologia, ecografia, radiologia, MOC, risonanza magnetica, ambulatori specialistici convenzionati e privati, centro di consulenza per procreazione assistita di primo livello. La struttura è dotata di un ampio parcheggio gratuito per i pazienti ed è situata in un edificio storico appartenuto alle terme di Montecatini. Data Medica Montecatini. Disponibilità e professionalità. Al servizio dei pazienti. Dal 1966 autocarrozzeria La Nuova. riparazione autovetture, veicoli industriali e isotermici. Verniciature a forno, attrezzatura telai sistema IOSAM. Vi aspettiamo a Larciano, in via Marconi. L'autocarrozzeria La Nuova di Larciano, oltre al lavoro di carrozzeria, ha attivato un impianto di verniciatura a polvere elettrostatica per la verniciatura di tutti i tipi di metalli, infissi e oggettistica di ogni tipo. Il bar Valentina, un colpo di fulmine, te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini, tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia! E poi, e poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio, il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4.45 del mattino, famoso non per caso, seguici su Facebook. Vuoi rotamare la tua auto? Allora rivolgiti all'autodemolizione Leporatti. Autodemolizione Leporatti, anche ritiro a domicilio del vostro mezzo, rivendita ricambi usati, commercio metalli di recupero. Autodemolizione Leporatti ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001. Che aspetti? Vieni a trovarci, siamo in via Ceppeto 30 a Lamporecchio. Ambulatori della Misericordia è il vostro centro di riferimento per visite mediche e certificazioni sportive. Grazie alla professionalità del nostro team di medici, offriamo un check-up completo rispettando i più elevati standard di qualità. Vieni a scoprire le agevolazioni che abbiamo riservato alla tua società sportiva presso la sede di Campi Bisenzio in via Montalvo 8 e nel nostro poliambulatorio presente a Parco Prato. Vuoi che la tua auto parta al primo colpo? Autofficina Mauro Dopo una trentennale esperienza Renault e Dacia abbiamo rinnovato le attrezzature per poterti dare assistenza su ogni marchio Chiamaci e mettici alla prova Autofficina Mauro Zona Firenze Sud Efficienza e sicurezza per te e per gli altri Aldieron avvelenato con la realtà, ma eh, ogni tanto capita di dover ingoiare bocconi amari. Greta! Da casa, messaggi? E eh certo. Buonasera, vuole... No, che tu non, ha, non abbia un, qualche notizia tua? No, per adesso no. Napoli che ariati, Ancelotti, in bilico? Vogliono sapere. Fiorentina quest'anno al massimo può arrivare sesta, bisogna riconoscerlo. Ed intanto il ciolito segna e Dio tifoso viola, sono strafelice, forza Cagliari. Ti mm. ha fatto tre gol da quando era Cagliari, no? Sì, eh, due. Eh, tre gol. Sì. Fatto, no? Ah, no, detto tre. Eh, tre. Tre. tre gol. C'è chi lo rimpiange, ora pensa se, no, si no, può ri in se, però... se si può riparlare di Sarri, <coughs> come no? Siamo qui a posto. Eh, vorrei ricordare che eh, Sarri arrivò a Napoli e aveva. E così alcuni... rispondi anche della sì. situazione Ancelotti-Napoli. Sì. sì, arrivò a Napoli e aveva dei giocatori, degli interpreti che sono clamorosamente diversi rispetto a quelli. Che ha la Juventus. Non so se è colpa sua o della società che le l'ha comprati, ma certo è che non si possono fare le squadre con certi giocatori che sono solo dei solisti. Si fa una band e si suona insieme. I solisti cantano da soli o, o suonano da soli. La Juventus è fatta di solisti. Il eh. calcio è fatto di, di. La Juventus è fatta di solisti. E eh. questo è il problema, è questo il problema. E quindi lui ha una squadra clamorosamente diversa rispetto a quella del Napoli. C'è da dire anche a difesa di Sarri, che nelle prime cinque partite, quando arrivò da Empoli a Napoli, lui era in bilico. E fu De Laurentiis a dire: Questo mm. signore non oh, si anticole, tocca. Sì, e sì, fece sì. bene, Questo perché poi da lì, dalla sesta giornata di quel campionato in poi, per due anni e mezzo, ha fatto quello che ha fatto a Napoli. Ora, Ancelotti, perché? Ancelotti non si tocca, te lo dico subito. Sì, sì, ma su De Laurenti non conosco lo troppo bene. Ha avuto lo stesso atteggiamento che, ah, lo stesso, lo stesso atteggiamento così, che ha avuto con Sara. Ma è giusto così. Il problema è che vorrei capire: certi giocatori anche lì a Napoli chi li ha presi. Perché vorrei capirlo. Ma sono sempre quelli, voglio dire. Insigni, cioè, cioè è, è sempre sì, è, è un inseguimento perché i giocatori si fanno male, perché i giocatori non rendano bene, e, e c'è un inseguimento a cercare una fotocopia un Qualcuno che possa supplire a un'assenza o faccia meglio di quello che sta in campo. Non è un progetto, secondo me. Il progetto industriale è un po' diverso, capito? Sì, a Napoli, Lo Sanno, non ha che né carne me, né pesce. Capito? Secondo me, non si può creare un ambiente criticando sempre, parlando male di tutti. Eh, tu ah, ce l'hai ah, col Presidente? Parlo di De Laurentiis. Se, se, se De Laurentiis comincia a parlare male di arbitri di bar, di, di, oggi gliel'hanno di... fat... gliel già, già... Eh. già fatta pagare Oggi gliel'hanno già fatta E Per forza, a Firenze fece un furto a... con scasso. Gli arbitri sono Poi... vendicativi il... categoricamente parlando, no, figurati. No. Insigne, una settimana è il re di Napoli, l'altra settimana è Masaniello. <ride> allora, voglio, voglio dire, Masaniello ma è bellissimo. Io ho sempre detto che la società è fondamentale. Nel, nelle, nell per, per un campionato per le squadre per le cose se sbaglia la società sbaglia sbagliano tutti a scendere anche Ancelotti sta incominciando a, a rompere un pochino con suoi atteggiamenti perché, perché l'ha buttato fuori ma Dio sa, è entrato in campo e andato gli aveva chiesto Giacomelli di dire ah, mister ah, mi dia una mano ah, per sistemare un po' le cose in campo ma, lui fatto. ma che mister no, l'ha detto, detto lui questo l'ha detto, detto lui no? <ride> anche lui incomincia, incomincia a forza probabilmente all'età incomincia a tirare qualche brutto colpo è com, giovane, come capita è spesso, giovane, Ancelotti, anche ai conduttori lo sapevo <ride> è giovane Ancelotti è giovanissimo Ancelotti Marco torniamo sul perché sì? ti è venuto in mente di scrivere un libro? Perché ci sono, faccio vedere intanto... Io, sì, prego. Aspetta, dai eh, che arriviamo. Arriviamo sì. con calma. Poi tu parla che poi... Mettilo diritto, oh, mettilo, mettilo in piedi che poi arrivano. Ho tante cose in un, fi in un, fischio, un fischio, fischio il futuro. Sì. In un fischio il futuro. Questo è il tuo... Non leader. parla di arbitre. No, parla no. No. Il fischio è un pochino. Un legge questa è la mia mano, eh, tra l'altro. Ah, ecco. Se vuoi avere ah. questa è proprio la mia mano. Perché ho tante cose da raccontare, che sono sia fatti personali legati ovviamente. A, è un doppio filo conduttore che lega la vita quotidiana al mondo del calcio. Io ho fatto dieci anni di arbitraggio e poi questa è la terza stagione da allenatore. E quindi si parla di fatti personali, anche dolorosi purtroppo. Il, il titolo del libro è proprio questo: cioè vuol dire non fischio il futuro, triplice fischio, finisce la partita e si riparte con positività con un nuovo capitolo della vita. Il messaggio è. Se ce l'ho fatta io da persona normale che non ho un punto di riferimento, poi nel libro si spiega. Sia che tu faccia l'allenatore che tu faccia l'arbitro? Sì, sì, sì. Ce la può, può fare chiunque. Questo è il Ci sono gli aneddoti legati ovviamente al mondo del calcio, tipo essere andati in discoteca con Babacarra non voglio dire niente <ride> mm, interessante la storia molto interessante sì, sì, sì. Eh, diciamo che non parlava di prandelli quella sera lì era. ne immagino ma mm, sì. sarebbe stato confuso probabilmente nemmeno di, di, di calcio prandelli. esatto esatto Beh, e quindi invito ovviamente il libro dove si trova tutte le, le librerie? librerie feltrinelli insomma tutte le librerie anche su amazon quindi. in un fischio il futuro marco ferraiolo ex arbitro attuale allenatore e da questa sera anche ospite di A Tutto Gol quando vuoi. Grazie. Qui Giulio. è diventata casa tua. Grazie. Perché vedo che sei... E do dove c'è la cassetta delle lettere? Non l'ha messa lui? <ride> è sotto. È sotto. Da, da casa ci chiedono i vostri pronostici per no. la partita di domani. No, Però no, prima Fiorentina e Parma si affronteranno domenica, cioè domani per la ventitreesima volta a Firenze. Il bilancio dice 12 vittorie viola, 5 pareggi e 5 K.O., L'ultimo successo interno dei Viola, è il 3-0 del 2015-2016 con gol di eh, Gonzalo Gilardino e Salà. Marco, Salah. finisce? Finisce con una vittoria soffertissima della Fiorentina. 2-1-1-0 con la roba lì. Sì. Tirata proprio. Sì. Gabri? Parlavamo di arbitri Gabri? e dicevamo, <ride> okay. no, no, dicevamo okay. che quello che si prepara per Parma finisce... Dai, non mi fai il i Se lo sai sono scaramanti, ho da morire. Appunto. Eh, di che vince il Parma, così vince la Fiorentina. No, 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 no quando per... vince il Parma, no, la prossima no, no, no. volta che ti ritrovo sabato prossimo ti dico, eh, avevi ragione, ha vinto no, il Parma. Non rilascio <ride> alcuna dichiarazione in merito, dirò solamente un Dammi aspetto. Dammi il segno. È uguale, allora ti posso Sbloccare. il risultato. Eh. No, allora ti dico un aspetto tattico. Io credo che se la Fiorentina dovesse sbloccarla nel primo quarto d'ora non ci sono problemi. Altrimenti sono dolori se non la sblocca entro la fine dei, dei primi 45. Enrico, come finisci? È ricominciato intanto il secondo tempo di Ventus a Torino, sì. Io, Una fiorentina parte. Io mi gioco la doppia 1-2. Togli il pareggio tu eh? Mm, interessante questa cosa. Vito, tu che sei l'uomo dei pronostici? Io. Piglia il pareggio no. <ride> <Che ho doppio. ride> nella schedina della domenica c'è i bookmaker parlano chiaro e favorita eh. la Fiorentina. Quindi. A quanto lo sai? Ti ricordi? Credo sotto la pari. Sotto la pari, perché è, il Parma, fatica, ragazzi, è fa è fatica. Poca, poca roba. Però contropiede, ah, insomma, sì, il contropiede... Sì, contropiede esiste da quando esiste il calcio. Che eh, lo so, vuoi, però so, lo fanno. hanno delle allora, belle frecce. Improvvisamente Gervigno è diventato Pelé. Ah, ah, sì, assolutamente. Sì. allora, che visto però che Marco... Eh, perché perché non stai spippolando, eh, Non mi ricordavo questa citazione, ma ce l'avevo oh, nella testa. Perché Marco, che giustamente ha arbitrato, no? Giustamente diciamo. non lo so, arbitro. No, giustamente perché l'ho fatto anch'io, l'ho fatto anch'io, quindi cosa ho fatto eh, anch'io è, anch è giusto Hai Potevi fare un altro sport questo, che era meglio. La citazione dice: quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita. Eh. Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita. E meno male. No, Aggiungo meno male. io a, conclusio a conclusione questo è per far tutto. capire che è uno amici... stress fare l'arbitro. Sì. Sì. è uno stress. Non è semplice. È uno stress. E per chi ma siccome non, non te l'ha ordinato il dottore, quando lo fai, fallo bene. Bene, però siamo d'accordissimo. Però dico, tante volte, no, anche sui campi di provincia, sì, è lì che voglio andare a colpire, no? Si sente di tutto di più aggressione voce. agli arbitri. L'anno scorso più. ci sono stati anche, 15 casi anche, nel Lazio di aggressione nei, agli nei, arbitri e collisioni. Ma nei confronti anche di ragazzi più giovani di voi. Certo, Lerto. o anche di ragazze, se vogliamo. Che alle Iene ne è successa una. Tanto si può dire, sì, sì. la redazione delle Iene ne hanno intervistato una ragazza che è stata minacciata perché ha diretto una gara di seconda categoria. Quindi, figuriamoci: ecco, quindi mettetevi un attimo nei panni di chi non ha di chi arbitrato magari una partita di calcio come noi, provate a farlo no. anche in una partita di calcetto tra amici no, no, sì, e vedrete eh, che cambierete no. tante, tante, assolutamente, tante, assolutamente tante idee. Assolutamente. Ma siccome non lo ha ordinato il dottore. Quando lo fai, ma, scusate, te lo devi ma per, come si dice? No, per deontologia professionale, sì, che è un termine stasera che è piaciuto, ta piaciuto tanto. questo termine. Dico, perché non provare? Uno magari ma che è amante del calcio. Ho del capito, ma uno che gioca ma mi magari anche. Non lo neanche per l'anticamera del cervello. Ma perché mi devo fare il fegato maro? Quando ho 22 persone che corrono, mi no, ma mi ha ordinato il dottore di fare la Io guardo. Non si riferisce a te, non ti prenderebbero per l'età. Ovvio. Anche questo. Io no, mi riferisco. Sì, io mi riferisco a chi gioca magari in Prima Categoria, Eccellenza, Promozione. Chi fa l'allenatore. Provate a arbitrare una partita anche tra amici e vedrete e cambierete tante idee nella vostra testa. No, Vedete il calcio me, in una maniera diversa. Secondo me che penso io invece. Che ho ragione? Che no. la dirigenza. No. Eh, chi? Si è un po' adagiata. Si è un po' adagiata questa storia del VAR. Non dà più la stessa attenzione agli arbitri questo in vero, campo. Sì. Questo è vero, perché a volte c'erano chi visionava gli arbitri, facevano un referto e se dovevano prendere problemi. Adesso tutto questo è quasi passato in seconda, Pensano che il VAR abbia risolto la situazione. Solo che non hanno non hanno detto agli arbitri per cortesia quando ci sono situazioni che lo richiedono andate a vedere le situazioni e invece no, no, non ci vanno perché si sentono già dopo due, due anni che arbitrano in, in Serie A si no, sicuramente già... si sentono adesso più autorizzati a sbagliare perché c'è il VAR a questo proposito Ma... ci sono delle dichiarazioni che riporta la gazzetta aerosport da una ventina di minuti di Walter Sabatini che mm? è responsabile dell'area tecnica Le del Bologna, Bologna, del Bologna. Un altro e che ha tonato nei confronti ovviamente dell'arbitro eh, perché ma dai. Eh, si chiede perché non è stato eh, visionato il VAR cioè il monitor Sull'alteramento di, di, di Palacio e non, poi non era un fallo, ricara la dose e dice tielle. che Lautaro Martinez ha fatto un tuffetto degno di Klaus di Biasi e Giorgio Cagnotto. E ecco. su questo può non avere completamente torto, eh? Per, per chiudere il concetto tra. arbitri, che almeno poi giriamo pagina, Nicky... Ma è necessario, cioè, ma ti hanno incaricato di fare no. opera di proselitismo? No, hai ha visto, io nella mia cameretta, no, talvolta sì. mi vengono delle idee un po' folli. L'unico modo forse per ovviare a questa, diciamo, sudditanza psicologica del VAR, perché ci arrivo, se al VAR c'è Rocchi e arbitra doveri, se ti chiama Rocchi al monitor, nel dubbio cambi decisione, no? Ti perché? chiama... E che sì, dai, è normale. Ma che mi frega? Da sicuro che se io vengo a fare la partita di seconda categoria, fischio come caspita, mi pare. Ma non c'è il VAR. Ma chi se ne frega? hai so, sì. detto di fare l'arbitro. Ho capito. E però, lo faccio come mi pare. Insomma, e ti garantisco che non cambio idea. La mia idea sarebbe sì. di far sì che l'arbitro venga solo richiamato al VAR da un impulso sonoro okay, e se la va a rivedere, senza che nemmeno sai chi c'è. Chi lo stabilisce l'impulso sonoro, Gabriele? Vabbè, dai. Non... Chi lo, chi lo stabilisce l'impulso sonoro? Allora. Se io arbitro so che l'impulso sonoro mi arriva da un collega che mi sta cor cordialmente sulle croste, non lo vado mai a vedere perché sono fatto così. No. Se l'impulso sonoro mi Aspetta. arriva da uno di cui stimo. Vado e magari lui Vado. vede una cosa sbagliata e io che avevo fatto bene perché siccome lo stimo cambia idea. Ed è un siccome Nicchi sta facendo la sala Vara allora. a Coverciano dove gli arbitri faranno i varisti, faranno gli specialisti e staranno lì al monitor, Rocky. nemmeno sul campo. Proc è considerato uno dei migliori arbitri al mondo, o dice, sbaglio? Posso dire? Lo e quest'anno smette. Ah. Come dice? dice. dice. Eh. Ma lo dicono in tanti, no no. Oggi arbitrava Napoli-Roma-Napoli. Roma, 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 Napoli, ha sbagliato, allora è andato a vedere. No, non l'ha chiamato, e è andato a vedere e ha dato il rigore. Se Pinna, Pinna era quello di Inter Bologna, quando ha dato il rigore, si andava a guardare il VAR, non faceva altro che dire ho ragione io punto. Io sto dicendo e cosa. metteva calma tu, Sabatini non sparava al Gabri zero. Gavri diceva no. un'altra cosa che la facciamo concludere. Sì, che poi andiamo da diciamo via. senza la VAR che verrà fatta a Coverciano tu non sai chi è lì al monitor ok e vieni richiamato semplicemente a vederlo senza sapere chi o cosa ti richiama. Sei più sereno perché la vai a rivedere non sai che ti chiama Rocchi e allora dopo anche nel dubbio dai ragione a Rocchi. E siamo a posto. Invece dovrebbe essere anche schermata questa cosa Sono convinto che cambierebbe un po' di cose. Differenza del rigore concesso alla Roma e quello non dato al Torino? E eh, la Juventus tra due mesi, come dite, a inizierà a giocare bene. Lo, dice il, sarà... suo, lo dice il suo allenatore. Eh, L'Inter sarà distante a Niluce perché è una rosa di solo 12-13 giocatori di livello, la Juve 25 e Mandzukic in tribuna. Fuori gioco per Bernardeschi che non è ancora indovinata mezza, neanche stasera. e Non so chi sia peggio stasera fra lui e De Sciglio. C'è una cosa che sta accomunando la tifoseria in questo <coughs> derby. Sì. I, la curva dei tifosi del toro ce l'ha con la società. Perché la squadra adesso si sta rannicchiando. Per cercare di gestire lo 0 0, per fare un punticino e non puntino. per niente. non perdere, via. Dall'altra parte il, il popolo bianco-nero eh, comincia a fare dei cori dicendo che bisogna fare un gol, cioè, cerchiamo di svegliarsi, per non usare termini. Eh, per usare termini riferibili più. Via. più o meno più crudi, urbani più crudi e quindi sono tutti scontenti in questo momento a Torino Vabbè, Ma è, è, è difficile è difficile essere io contenti io credo, credo che siano seri. più scontenti i bianconeri che non quelli del Torino che eh. tanto adesso comunque segneranno guarda adesso dai e dai dai e dai, dai, dai vedrai che Paolino Dibala che è ancora in campo eh, non lo so Madonna Bernardeschi che è ancora in campo in realtà so era Pianici tutto, eh? non era, era fallo, Pianici in realtà no era Fallo? no Squadrato. no ma, ma No strano, questo è fallo. Questo è fallo. Vedi, questo è dov'eri, fallo giallo con rosso. E Bonucci va ad arrabbiarsi eh. non poco. E ha ragione perché il fallo c'era prima di là. Eh. E, e il palestrato gli dice tieni giù le mani perché l'importante per chi fischia non è quello che fischia, ma quello che si vede. Ma in realtà è come lo fischia Non sopporto la categoria arbitrale. Ma a me mi vuoi così bene, mi dici anche me che. Infatti mi vuoi perché bene. non sei più un arbitro. <ride> cioè, perché pure un arbitro non ti volevo così bene, questo è scontato. E anche Marco Ferraiolo, che non è più un arbitro, perché questo non è fallo. Vittorio Betti, riparto da te. In questo momento, l'Inter è in testa alla classifica. Sì. La Juventus è dietro. Abbiamo stabilito che è migliorata di più l'Inter rispetto al peggioramento della Juventus. Opinioni. Opinione, Le opinioni, opinioni, non cioè, sono, opinioni non sono vere o false, per sono carità. opinioni condivisibili o meno. Sono tali e restano tali. A gioco lungo. Resta così la cosa secondo te, o sarà un'alternanza continua? Sarà un'alternanza continua secondo me. A secondo Anche perché il calendario è particolare, se lo analizzate un po', in eh, queste prime dieci giornate possiamo già fare un bilancio eh. del calendario. Perché ci sono squadre che hanno giocato con avversari di un certo rango, altre meno. Insomma, il calendario è un po' strano fra Juventus ed Inter. Io credo che resterà così. Perché eh, fino in fondo? Sì, anche se... La... Cioè si lotta fino all'ultima giornata secondo te? Secondo me sì, quest'anno sì e, e, non è, e non sono esclusi anche dei rientri Secondo me Di? Per secondo esempio te? la Roma In questo momento è la squadra che... L'Atalanta? L'Atalanta è buona, sì per carità Ma voglio dire L'Atalanta non sta lì Se il Napoli fa qualche risultato Con delle squadre nettamente inferiori a lei E non l'ha fatto Cioè <coughs> voglio dire Può stare quinta, quarto, quinto, ma c'è la Lazio anche, voglio dire, ci ah, sono ci quelli... su tanto Poi tanto hai i, 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 tifosi, i, i sportivi a casa hanno detto anche il Milan, no? Certo. Diamogli una chance, io ho paura che con Fragi Roma o Savonarola sia un po' difficile. No, vinto, ma... eh, vinto, eh. Eh, vabbè, e vabbè, è uguale sia molto difficile, insomma, il calcio eh. è un'altra cosa. Eh già la, le, domani, eh, ah già, domani sera Milan-Lazio Subito eh, È Milan -Lazio, sì. Beh, subito una roba pronta a vedere a è come, cioè, in La sfida in panchina è come fra me e Bolt E Usain Bolt Fra Simone Inzaghi eh, e... Paratona ma... di Sirigu sulla conclusione di Cristiano Ronaldo Sta maturando il gol della Juve ma Sostanzialmente sta è maturando. Sirigu 0 Juve 0 eh esatto. sì, esatto. Vittorio Tommaso vuole un parere su Castrovilli Ecco, Castrovilli va blindato secondo me Ecco, sì. su questo e eh, Posso lanciare un invito? Alla, più che preoccuparsi alla di altri giocatori, eh, tu blenderesti lui? Sì, blindiamolo perché il calcio è fatto di, di momenti. No, non possiamo stabilire se fra tre o quattro anni eh, Castrovilli possa giocare nel Real Madrid, non lo sappiamo. Eh, come non potevamo forse prevedere, forse Enrico eh, più di me, perché i di tennis se ne intende che Matteo Berrettini. Numero 70 a gennaio di questo 2019, adesso è il numero 8 del mondo. Quindi voglio dire, andrà a Londra a fare le finali ATP. Quindi è difficile no? lo scenario. Però io credo che questo giocatore, che la Fiorentina ha avuto per fortuna con sé, perché Penso questo che, ragazzo era destinato addirittura alla Serie B. Qualcuno non lo voleva tenere. Alla Serie B? E ti dico anche dove? A Chiavari, con Lentella, che c'era un. Un pur pur parler importante. Ecco. Invece ha avuto la fortuna, la Fiorentina, di tenerselo per varie esigenze, anche all'inizio di formazione e compagnia. Ecco, questo va blindato, non si può assolutamente... Eh, il rinnovo è già arrivato. È per, è perfetto, ma blindiamolo. Cioè, quando dico blindiamolo, facciamogli anche un contratto è un rinnovino. Con, con un stipendio di un certo rilievo, perché questo basta, giocatore basta è importante. Che uno arrivi, ecco. Basta che uno arrivi fra un pochino, quando lui avrà... Fatto vedere davvero di che pasta è fatto. qualche offra, sirena dici? gli offre uh. il triplo di quello che prende. E sai, vabbè ragazzi ricordo. le sirene no, esistono normale, dappertutto, è normale, è normale per carità, normale. ma intanto lo blindiamo è no? È normale. Tanto ha detto, bene, ha detto bene Enrico, è un rinnovino. Un rinnovino, è un rinnovino. Un rinnovino. Un rinnovino, un rinnovino. Però, sei soddisfatto un... di Ronaldo stasera? Ma è iniziato bene il secondo tempo, nel primo tempo no. Siamo è iniziato... già quasi Con, maggiore voglia, nel con maggiore voglia il secondo tempo. Ma sai, Ronaldo non, non, non si è mai contento se non, segna, se non segna, perché lui è destinato a segnare. Una partita che finisce a 0-0. Ronaldo: Quanti gol ha fatto quest'anno in campionato? Credo 5. Cin sì. Lucacco ha segnato più di lui? Sì, 9. Bravo, meglio Lucacco con Ronaldo. Io glielo lascio all'Inter e mi tengo Ronaldo. Eccolo, Gonzalo Iguain. Con tanto di Cerotto in fronte e Bernoccolo Roma. Questo è uno che su nove partite giocate sì. contro l'Inter ha segnato sette volte. Allora Enrico, farà un tridente o no? <ride> farà il tridente o no? Sì, secondo me ti dovrebbe tirare fuori Bernardeschi il... Al centro Iguain con eh, Cristiano Ronaldo. Viva l'Iguain, Cristiano Ronaldo si vuole vincere. Puzza tanto di tridente, sì. Questo è un partito si vuole vincere. Marco Ferraiolo, mi spieghi il mistero dell'Atalanta? Mm. Che in Italia... Tutte le volte che gioca siamo sempre pronti a dire sua maestà Gasperini. Che bello, che buono sì. Vai Va in Europa, labrate a tutto spiano. Non sono pronti per la Champions. Ma perché, iri... Che vuol dire? Eh, non, non l'hanno mai fatta. Non Partiamo da lì. Eh, credo che il problema fondamentale sia quello. Eh, ma è, è il problema che ha la Juve, sostanzialmente, che arriva in finale, arriva in fondo, ma non la vince la Champions. C'è cioè una squadra come l'Atalanta. Ha il record di finali partecipate non vinte. Sì. Quindi. È un record di cui vanno molto orgogliosi. Massimo. E invece, Massimo. ragazzi, Massimo. ci sventiamo tutti. Perché niente, esce di Bala ed eh. entra i Quindi non cambia niente. Suota eh? la testa, eh beh, la testa 0 -0. Ma, ma è un maestro Sarri. Cioè, perché contestarlo? Ah, non lo so. <ride> dai dai. Ora poi se stasera non vince. Scusa, Marco Se non si tocca. Eh? Eh, oh. no. eh. E magari ci stupisce tra un po'. Eh, credo sia quello, fondamentalmente in Italia è un impianto assodato. Gasperini, insegna... io ho visto la partita di Napoli, sembrava la PlayStation, cioè, mm, e, mi, mi hanno impressionato tanto. E in, in Europa, premesso che se vai a giocare in casa del Manchester City, 9 squadre su 10 perdono. Secondo me, anche male. Non in quel modo, però, non ehm. in quel modo perché se l'è voluta giocare alla pari ha sbagliato quello Gasperini. Presuntuoso. Esatto, eh un altro simpaticone, Gasper. e quindi ecco, credo che fondamentalmente sia quello e basta. Se hanno la fortuna per dire si qualificano di nuovo in Champions quest'anno, magari l'anno prossimo andrà meglio. Ti sento positivo nei confronti dell'avventura europea dell'Atalanta? Io... No, no, vanno tra... fuori, e eh. io dico se no, torna tra le prime quattro quest'anno. Eh hanno preso 25 30 rischiano gol rischiano di non ah. andare neanche in Europa League. No, non credo, anzi Europa credo che sia posto. una scelta non andare in Europa League. Eh sì, arrivati sì. a questo punto Giustamente. Lo scegli... è che la... aveva scelto anche l'attuale allenatore della Juventus di essere eliminato con il Napoli quando sì. era a Napoli sì. non sì. uscire dall'Europa per dedicarsi ma è uscito al dalla campionato. Champions ha fatto l'Europa League è stato eliminato anche dall'Europa Si è fatto sì. eliminare volutamente sì. l'Europa League per mettere, sì. fare un all in sul campionato questo, è, ha vinto? Quel, questo è quello che no. dice lui chi l'ha vinto la, 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 Juventus, eh, la, Juventus. Eh, la Juventus però va. che si sia fatto eliminare volutamente ma è quello dice. che dice lui lo dice che lui, dice, fatto lui. Eh, certo. e i giocatori, secondo te, se, se un sì. allenatore gli dice dovete perdere, loro, sì, signore, eh, eh, no, perdiamo. Ma non è che l'allenatore ah, dice dovete eh, perdere, sì. ma fai una formazione tale talmente e non talmente mai, eh, prov provocatoria in quel eh, certo. senso che capisci che le cose vanno in un certo modo, ragazzi. Ma il calcio è, oh. è sempre esistito: eh, le, le società i, che eh, fa, disputano quella che è una pseudo Coppa europea, cioè no, la Europa no. League. A te, è, te non piace. È una pseudo, no, no. No, non, non mi piace, non, non, non può esistere, Mai. non prendi una lira, io sono qui. Siccome il calcio e fai il portafoglio conta. All'Europa League devi prima fare, fai dei, dei turni eh, preliminari e vai a giocare oh, in Siberia. So, mamma, delle cose allucinanti. e Paghiamo scotto di, di Michel Platini per questa storia dell'Europa sì, certo. League, eh, quando lui è stato presidente dell'UEFA. Ma detto questo, quante squadre hanno giocato l'Europa League con le riserve? Parliamoci Quasi di tutte. E allora? Tranne poi quando sei arrivato a fondo, che allora vuoi ah. vincere un trofeo, che comunque è un trofeo europeo. Per cui Devo poi... dire per onestà, per onestà, non perché trasmettiamo da qui, la Fiorentina ha sempre rispettato un po' di più questa Coppa. Anzi, la Fiorentina l'ha rispettata un po' di più. Anche la Lazio l'ha rispettata. Adesso la Lazio con i titolari perde lo stesso a Cruci, cioè contro i minatori rumeni. Cioè dire. Quindi... Contro gli amici di, di Dracula. Sì, sono lì vicino a Canese, siamo nei Carpazzi laggiù. Eh sì. Sì, 62 di gioco, quindi sono meno di mezz'ora. 28 minuti scarsi alla fine del derby mm. di Torino. Attenzione perché c'è un'entrata durissima ed è cartellino giallo di. Doveri su Ansaldi, Cristian eh, Ansaldi? Il quale dice: Non l'ho nemmeno preso. Sì, infatti, non l'hai nemmeno preso, l'hai letteralmente arato. Abbattuto. Gli sì, sì, ha voluto bene. Eh. Eh, questo è arancione. Ecco, vedi, se arbitravo io, caro Caldiero. Io lo butto fuori. Eh. Eh, questo io, sì. è rosso Corso. e ignominia. <ride> In decide il giudice sportivo. no Io, io <ride> ma lei non può, dottor Michele. Non mi interessa, decido io. Uguale giallo, per ah, è per questo Anzali, che non fa faccio l'arbitro. Perché, la, per, avere per fare l'arbitro, bisogna avere una serenità d'animo. Una centratura che io non ho Stavolta però Mazzarri sulla eh, decisione no, lo vedo d'accordo protesta Strano, perché di solito lui è, è l'unico no, si, si sta lamentando del fischio contro Ansaldi Dici, Ma quando mai un fallo del genere merita un cartellino ah, giallo? Ah beh, beh, beh. Posso citare dicendo. una cosa su Mazzarri? Come no, anche due È il primo allenatore squalificato per somma di ammunizioni domenica scorsa Una vergogna È riuscito a prendere 5 ammunizioni su 5 diverse partite Trionfo. Pubblicità, grazie, e poi torniamo <coughs> L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia, ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono extra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Extra Energia al futuro. Ambulatori della Misericordia è il vostro centro di riferimento per visite mediche e certificazioni sportive. Grazie alla professionalità del nostro team di medici, offriamo un check-up completo rispettando i più elevati standard di qualità. Vieni a scoprire le agevolazioni che abbiamo riservato alla tua società sportiva presso la sede di Campi Visenzio in via Montalvo 8 e nel nostro poliambulatorio presente a Parco Prato. Vuoi che la tua auto parta al primo colpo? Auto Mauro. Dopo una trentennale esperienza Renault e Dacia, abbiamo rinnovato le attrezzature per poterti dare assistenza su ogni marchio. Chiamaci e mettici alla prova. Auto Mauro, zona Firenze Sud. Efficienza e sicurezza per te e per gli altri. Mare pronto. Più fresco del fresco, con un'attenta selezione dei prodotti con il metodo Pesce surgelato a bordo della nave. Da noi trovi anche primi piatti artigianali e pizze stese a mano surgelate. E ogni settimana 3 o 4 prodotti in offerta per voi. Il mondo del surgelato di Mare Pronto lo trovi a Firenze, in Viale Eleonora Duse 15C. Seguici anche su Facebook. Salve a tutti da Davide Zaccaria di Crida Vitalia. Veniteci a trovare nel nostro nuovo showroom di Bientina, in via Marco Polo 113, climatizzatori, stufe a pellet e fotovoltaico. Oppure chiamate l'800 625 122. Ciao! Da una situazione di emergenza creata dalla sentenza del TAR della Lombardia a luglio 2018 che ha paralizzato l'attività degli spurghisti nasce in Toscana il primo consorzio per garantire uno smaltimento sicuro dei liquani. Consorzio Spurghisti Associati. 49 aziende del settore si uniscono per sensibilizzare la comunità. Consorzio Spurghisti Associati, insieme per difendere l'ambiente. Organico. Plastica, lattine e vetro. Carta e cartone. Fai la raccolta differenziata. Falla bene. Per te, per l'ambiente. Sei toscana.it Pensa, in Italia nell'ultimo anno 150 casi di femminicidio, 10.000 casi di stalking, 75.000 casi di minaccia e ancora migliaia di morti per malore, persone anziane che hanno bisogno di soccorso, persone disperse. Adesso basta, possiamo cambiare i numeri. Loro non saranno più soli. Sala Operativa Italia risponde. Giochiamo in anticipo. Gruppo Securtal, servizio unico emergenza personale. Uomini e tecnologie a tutela della vita. Per info visita su web.it E convenienza. Grande assortimento! Cortesia Porcellotti Abbigliamento Terra Nuova Bracciolini Bibbiena e Arezzo. Trance di trasmissione che accompagnerà la, la partita del derby di Torino <ride> verso la conclusione, è uscito Paolo come abbiamo detto Paolo Dibala, è entrato Higuain eh, ah, no, e poi anche Ramsey per un invedibile, anche questa sera, Bernardeschi, 70 minuti di gioco, 20 minuti alla fine, fra un po' di recupero eccetera, accompagneremo proprio fino alla conclusione. Della, uh, della partita attenzione perché il tempo è caldo caro Enrico Roscitano calcio di punizione per la Juve palla recapitata in area di rigore Higuain che mina oh, che orca. ha tirato fuori porca miseria che roba bella è una questo sì che è un gesto tecnico questo sì che è un gesto tecnico è Anche. una lotta tra Sirigu e, la e gli Juventus attaccanti della Juve ne ha fatto una merè uguale oggi gran conclusione Mamma di Higuain. Mia. altro calcio d'angolo per la Juve Enrico pronto 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 perché questo è il momento Ormai. per la Juve di segnare ecco il gol del vantaggio guarda, allora. chi Delitto. Delitto. guarda chi ha segnato chi è un... Questo collasso, è un collasso, tutti fermi. fermo. lo male che ha segnato dai piedi. È un non gli ha annullato. <ride> Juventus 1, Torino 0, torna in testa alla graduatoria la Juventus. Ma il pallavolista? Sì. Vincendo un derby, perché ormai il derby finisce esatto. così. Vincendo un derby complicatissimo, vincendo, De aspetta. È Ma che aspetta, ormai è finito. <ride> è finito ormai. Ha rimesso indietro Iguain per Delite, gran colpone, ecco. Cioè l'ha rimessa indietro ciabattando. No, no, ah, l'ha rimessa indietro in cercandolo. No, no. cioè, in l'ha rimessa indietro cercandolo perché ha visto che era lì. È il gol di D'Elite 1-0 per ecco. <ride> Noi ridiamo perché Quanto abbiamo visto bello. la reazione del povero Mazzarri al gol preso. Perché il Torino stava facendo quello che poteva. L'uomo più triste dell'universo, Mazzarri. Juventus 1, ecco qua. Juventus 29, Inter 28. Il contro sorpasso regolare giusto, però guardate... Il disavanzo. La Roma resta lì perché ha giocato oggi a 22, 7 punti e 6 punti è già un vantaggio interessante occhio oh. ma non va dove uh, che vada Chesney, miracoloso su Anzaldi, Anzaldi in inculera è una collegata miracoloso. Miracoloso. miracoloso miracoloso insomma cioè sta... no. Petro, ragazzi eh. ma ha tirato da un mezzo. Anzaldi fare gol un giocatore vero deve fare gol eh, è Anzaldi quel Assurdi. gol Assurdi. non lo prendeva neanche Vittorio Metta ai suoi tempi madri. ma casomai Stefano Valle non Vallerini. lo prendevi neanche tu no no era vietato dalla legge era facile dai cerca di ritornare subito in attacco il Torino ma le conclusioni, diciamo così, sono piuttosto... Posso orientali. dire che il derby della Mole è più brutto degli ultimi 5-6 anni, minimo? Sì, sono però, come insegna la storia del calcio Gabriele, hai ragionissima, mm. ma i derby non si giocano, si, si vincono. vincono. Eh, che l'ha detta questa? Non lo so. Non lo so. No, questo è famoso. Ora allora, te lo circo. I derby non si giocano, ma si vincono. E in questo momento li sta vincendo la Juve, anche perché il Toro sta recitando il mantra... Del calcio, gol sbagliato, gol subito, contropiede 3 contro 1, no, brutta da... gestione Mamma per Gonzalo Higuain. C'è un giocatore del Toro. Ci si fermerà, <coughs> forse, se i colleghi vogliono fermarsi È e bisogna. Non, non, non gli hanno detto che sono in svantaggio. Ah, ma è il colonnello Rinconne, Rincon che ha un problema muscolare. No, è generale. Ah, generale, è vero? L'avevo degradato. Generale. scusa, L'avevo degradato. E ha perso. Lo degradiamo. Dai. Ma perso. Sta perdendo, lo degradiamo. Sta sì. perdendo, lo degradiamo. Parato bene da Scesni questo. Eh, Enrico, credo che la, conclu che la no, conclusione con... di questa partita. Eh? No, no, vai, vai. Credo che la conclusione di questa partita ti possa mettere tranquillo, no? Perché quando una formazione. Sbagliando lo sbagliabile come ha fatto la Juventus oggi, riesce lo stesso a dire sì, è acqua, è acqua. acqua. L'ho detto Sbaglio. domani sera alle 6 sul eh, Prato del Franchi e, mh, ci sarà da stare un po' bagnati, ecco, almeno un po' bagnati. Dai. Eh. Ti dicevo, una formazione che sbaglia lo sbagliabile, una formazione messa male come è stata messa male quella della Juventus, che però vince però... facendo segnare il, uno dei suoi peggiori delite Giocando... è il peggiore. Guarda ancora la Juve, Iguaino riesce ancora a mettere... Ecco, Guarda, devo, dire una, bike, bike. devo dire una cosa, scatena, che è un con perplessità scatena, abbiamo scatena. gestito il cambio di bala con eh, Iguain, ma Iguain è entrato in campo e è sempre lì ed è il protagonista. De... Fatto cal il calcio d'angolo è nato dalla sua grande conclusione di ha poco fa. Ora ha pericoloso, Ora, eh, è vero. Per carità, veniva dalla botta presa per cui... Per carità. Ci sta. Ora entra, entra Zaza, Zazza, esce Verdi. Mi, chiedo, no. mi chiedevo quando si il colonnello Mazzarri. Tutti all'attacco. Tutti all'attacco. E sì, possibilità senti, del contropiede. Ha giocato malissimo la Juve. ci cioè, si è visto chiaramente, però... 4-5 parate belle l'ha fatte. Sirica. Sì, non c'è dubbio. Sì, non è dubbio. Il vantaggio della Juve. È... non è che abbia fatto. È dura da dire, ma il vantaggio della Juve lo, 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 lo merita. È dura da, è dura da dire, è dura da digerire. Però attenzione perché il toro non è ancora addormentato. Zazza si fa bloccare da quadrato Sei soddisfatto della evoluzione di quadrato? Enrico? Oggi, per esempio, sono soddisfatto nella fase difensiva, che, che era un po' carente in questo giocatore. Un po' meno nella fase offensiva, però, però ha salvato diverse situazioni non facile. Però. 16 minuti-15 minuti alla fine di questo derby che sta vincendo meritatamente la Juventus, ritornando in testa alla graduatoria e restando l'unica squadra che in Italia e in Europa credo anche non ha ancora perso. Però vedremo che cosa succede. Con il proseguo di questa partita che dubito possa riservare ancora grandissime, grandissime sorprese. Ancora in attacco la formazione eh, di, to, del, di Torino, dell'altra parte di Torino. No, di Torino, la vera formazione di Torino. No, la vera formazione di Torino è il Toro. Appunto. In attacco c'è la Juve. Ah, allora è, è un'altra un squadra italiana. Un'altra squadra Bravo, un'altra squadra italiana. Dove era preso credo un abbaglio. Infatti il pallone non era uscito. Sì, sì, è uscito, è uscito, è sì. uscito. uscito. Male, male Ronaldo, eh? Male, 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 male perché male. gioca da solo. È bravo, eh, è poco da fare. Ma non aveva detto recentemente in settimana con questo nuovo allenatore rispetto ad Allegri: giochiamo molto più avanti, siamo molto sì, più lucidi, sì, sì, siamo beh. molto più brillanti. Faccio siamo più, molto più la più punta. Belli. Eh. Faccio più la punta, mi diverto di più, è tutto più arioso? Ma non lo so. È vero, Enrico? Te lo chiedo. Che l'ha detto? Sì, sicuramente. Ma è vero. No, no, non ti conosco come un. <ride> Un bugiardo, l'ha detto, detto, no? detto sicuramente, solo che lui si deve convincere che sia successo ah, questo. Cioè si deve convincere no, di averlo detto o si deve convincere pensa che pensa, si... fra due mesi sarà così. Anche lui fra due mesi? Sarà così. È eh, tutto due mesi. Eh, tutto hanno due. parlato con Sarri, quindi è fra tutto due, due mesi, mesi sarà così. Entra, chi è? esce Betancourt e entra Chedira per dare un pochino sì, più sì. di... Muscoli. Muscoli e solidità anche al centrocampo, certo campo, della sì. Juve, che ha, lo vede chiaramente chiunque. Ecco, che per esempio, Betancur è un oggetto misterioso, piace, ta piace tanto. Piace, eh, piace eh, tanto. Eh, agli allenatori piacciono dei giocatori se portano avanti questa politica. Eh. Betancur mi sembra uno, anche lui senza ruolo, capito? Assolutamente, non è un playmaker, non è, ha poco fosforo. Secondo me, chi vince tra Mazzarri e Sarri lui stasera? Io che è il all giocatore Ferraiolo. Certo. Ferraiolo. Chi ma vince tatticamente? In questa partita chi vince tra i due allenatori? È una bella domanda. Sa, Sarri ha vinto solo sul risultato, ma non ha vinto partita. Non lo fattivo. può dare via, perché c'è per non ha io. neanche. Ha fatto quello che il ha potuto, c'è troppa differenza tra le due squadre. Quindi perdere con la Juve, se fosse il Torino, ci vince, sta, no? non ne così faresti così un dramma. Cioè, è, è vero la che la ha fatto tante parate Sirigu, ma se io perdo 1-0 con la Juve lo posso accettare. Vediamo se questa punizione di Ronaldo fa restare il risultato sull'1 o sul 2 a 0. Se va sul 2 a 0 lui cerca Peraltro con vicacia il gol. su punizione perché la curiosità è che Ronaldo da non quando non era in Vendus esatto. non nonostante sia punizione. fondamentalmente uno che ha sempre per fatto. per prendere gol da qui se io fossi un portiere piglio gol svengo però... Eh, sì, Rigu, eh, è in serata certo. di grazia senz'altro. E Cristiano altro. Ronaldo no. Questo pezzo l'avrei parato anch'io Ah sì? Ma sicuramente. Ma questa allora è una notizia. uno anche... scomodo Vittorio Belli. C'è stata una leggera deviazione che ha attutito un po' la forza, marzo. ma insomma era una telefonata questa. Eh? Greta prego. Il parere di Luciano Daim per riguardo al VAR. Tutti guardano solo il rigore, fischi rigore fischiato o meno il fuorigioco segnalato? O no, ma il campionato si pilota soprattutto indebolendo le piccole e medie squadre con le ammunizioni e le espulsioni facili, contrariamente a quanto fanno con le famosi grandi. Abbiamo ex arbitri. Giuffi. Vabbè, comunque questo non è, non, è, non è, una novità. È chiaro che le cioè, ammonizioni, succede, eh, è ah. chiaro che le, le ammonizioni tante volte abbiamo detto che ci vorrebbe, diciamo, un discorso di egual metro. Tante volte. Invece, vediamo che se c'è la piccola. Ma è un cantante. Egual metro come un egual metro uguale. Sì. sì, fa venire in mente un cantante. Comunque <ride> <ride> è. Ermal Metta, va bene. Giorgio Agnetti conosce Ermal Metta, eh, bene, me ne vado. Beh, detto questo, tante volte vediamo, per esempio, una cosiddetta piccola, anche se non mi piace il mm. termine, giocare con una grande, mm. fare un fallo un pochino Molizione sopra le righe alla prima volta, fuori, tu subito giallo. Eh. Luciano fa un'analisi lucida, è vero, è corretto, e purtroppo su questo la famosa sudditanza psicologica che se ne dica, esiste ed esisterà sempre. Lì non c'è VAR che tenga, purtroppo, ed ahimè. Io dico, per quanto riguarda chi viene formato nel discorso arbitrale, nei provinciali, che si inizia così, per poi andare ai campionati regionali, non c'è assolutamente questo tipologia di insegnamento. Esatto. Però sa il professionismo, è un altro mondo perfettamente d'accordo. Da arbitro e da allenatore? Sì, allenatore, un po' diverso oh, io credo che. Il peso specifico di un arbitraggio nelle categorie che alleni tu sia... Molto più basso ovviamente, priori. però ecco, da ex arbitro sicuramente sì. Prova a dare... Avete subito la sudditanza psicologica voi nel vostra, nella vostra carriera? Mm, personalmente mai. no, perché comunque mi sono fermato a un livello piuttosto insomma, basso, per cui non ce n'era bisogno ecco, sostanzialmente. Vi siete mai incavolati durante un, una partita che arbitravate? Sì, miliardi di volte. All'isola delba mi hanno aspettato in 40 al traghetto con la guardia costiera. erano comunque. Per scortarti, a... per scortarti qui, ovviamente, sì. per accompagnarti, sì. per dirti uh, quanto sei bravo, per sì, Sì, Proprio per quello. No, arrabbiato sì, più di una volta, tant'è che io invece di rifugiarmi dietro ai cartellini usavo il verbo, cosa che non si dovrebbe fare, però eh, io ero fatto così, c'è poco da fare. Però no, su distanza psicologica, anche quando ho avuto il piacere e l'onore di arbitrare squadre professionistiche, io non l'ho mai sentito. Ancora la Juve in attacco, vediamo che cosa succede. Semi Chedira guadagna un angolo. Ecco, eh, Enrico Roscitano, noti che con l'ingresso di Guain, con l'ingresso di Chedira, si è un attimo risistemato? Diciamo che nel giuste. secondo tempo il Torino è, è un, un altro Torino, anche perché ha corso veramente tanto nel primo tempo. Tanto è vero che ha operato la tattica Ronaldo. di buttarsi per terra e stare 3-4 minuti e indice. E indice di questo, oh, sicuramente l'entrata di Guayenne ha portato molto la Juve molto più pericolosa, soprattutto in, in aria. E quindi prima, credo ehm. che sia, sia normale. Ancora la Juventus in attacco che ha recuperato un buon pallone su un disimpegno piffero della difesa del Torino, semi che dira. Sicuramente c'è più brillantezza ora nella Juventus, sai che su l'altra squadra è stanca, ecco, quindi a gioco facile. Eh. Dibala, nella pochezza della Juve, non è che mi era dispiaciuto. Ah, no? I, i due o tre tiri l'ha fatti, due o tre, tre, tre occasioni l'aveva creato. Io, ripeto, avrei tirato fuori Bernardeschi subito. Vedi, ci giocare. sono in queste partite delle differenze tecniche, mi sembra banalità ma è così allora se io perdo 1 a 0 o perdo 3 a 1 o 4 eh, a 4 0 una squadra fa 3 punti e l'altra 0 cioè l'atteggiamento del Torino è di una squadra che sta per lottare per non so che cosa la retrocessione per non, per, per non prendere il secondo gol cioè, sta a limare per set, 70 minuti e poi alla fine il gol eh, ci sta che tu lo prenda perché poi alla fine non ce la fa, le differenze sono notevoli. Tirato, I solisti ogni tanto inventano qualcosa. In porta, ha, ha tirato in porta due volte due, Magne, cioè, cioè, due, due volte Cesni praticamente ha fatto no, quell'intervento, ma che, che era complice una deviazione, si è dimostrato difficile. Per il resto. Non puoi stare alla finestra sempre aspettare il fischio finale pensando allo 0-0, perché se no non esiste. Si sa che Mazzarri cioè, è un distruttore di gioco e non un propositore? Eh? Lo fa addirittura quando gioca in casa contro le piccole. Eh, quindi, ma voglio si dire. Sta giocando anche la eh, partita. Insomma, il piatto piange eh? Eh, lo so. eh, poi, eh, Ma per... infatti i tifosi del, de, del Torino sono inviperiti contro Mazzarri proprio per questo motivo. Ritengono di avere una squadra che, comunque, nel suo piccolo una sorta di idea di gioco la può avere, invece Mazzarri, assolutamente no. Squadra corta, tutti chiusi, dietro la linea del pallone, pronti per le ripartenze. Però così, eh, alla fine, il muso lo batti, no? Come si dice Questa in genere. è la convinzione di un allenatore. Diciamo che, ha... che il Torino paga la preparazione estiva, molto anticipata rispetto a tutto il resto. Per i preliminari. Eh, aveva fatto preliminari. pensare a un buon sì. campionato, invece paga, si paga. Arriva Poi, se momento. vuoi andare in Europa e fare anche un piccolo salto in avanti non puoi fare una campagna acquisti del tipo che ha fatto Cairo, che ha preso Verdi all'ultimo minuto e basta. Cioè voglio dire, quindi c'è anche quello che contestano è alla società. E ha tenuto un problema come, come in culù, perché alla fine è un problema, perché ora si è fatto anche espellere nelle ultime giornate, ma è un separato in casa, è inutile nascondersi. Lui voleva andare alla Roma, era già tutto fatto, non ci è andato, non ha giocato le prime quattro perché era stato messo fuori Rosa, poi per esigenze l'hanno riesumato, però voglio dire... Non è un caso, e poi il calcio è strano, può succedere di tutto, però da qui a dire che Mazzarri è uno che propone gioco ce ne passa tanto, tanto, tanto. E intanto siamo entrati negli ultimi sette minuti circa di gioco, non dovrebbe esserci tantissimo recupero perché non è stata una partita... Eh, sì, interrotta no. chissà chissà quanto. Io credo non più quanto. di tre minuti sì, credo, sì. Eh. I fisiologici tre Fisiologicamente, minuti, con in i campi totale che siano 7 e 3:10, per cui Addio. più o meno ci siamo. Contropiede eh, della oh, ancora, Juve, grazie, non ce regola. la fa. Ronaldo che dire recupera palla dentro per ancora un rimorchio, ma era. Fuori gioco, forse c'è un cambio. È sbagliato quale, nella quale circostanza l'appoggio di testa Ansaldi che ha propiziato poi l'azione della Juve. Entra? Millico entra nel Toro. Chi è? Ma quante sbagliato. sono le sostituzioni? Eh? sono? Le sostituzioni del Torino sono sempre tre, come per gli altri. Sì. Esce Baselli ed entra Millico. Chi l'ha visto Baselli per la cronaca? Più o meno tu. Vabbè, Greta, anche... parlaci. Allora da casa, no, eh, riguardo al mercato, nomi eh. nuovi per la Fiorentina? E In più riguardo Montella, parte i titolari non ha cambi perché non lo capisce nessuno. Giuseppe, eh, e questo no, che... questo l'abbiamo detto prima no, eh. quando che dicevamo cura. che è compresso: eh, che è compresso. Fondamentalmente, se Montella facciamo la scenetta, no? si gira in panchina e guarda, vede poco, 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 poco. Nomi nuovi per il calciomercato ad oggi non ce ne sono. A Montella piace tanto da morire. E... avete detto che Amrabat è impossibile, vero? Allora. Io, su questo io non mi risulta niente, quindi non rispondo. Però dicevo, eh, a, a Pradè piace tantissimo Berge per il centrocampo. è meglio Amrabat. Questo lo dici tu. Sai chi è, no? Sì. Verona. Centrocampista del Verona. Certo, certo. Gol, chili, muscoli. Sì, sì, no, effettivamente non, non ha iniziato male a Verona. Però insomma, il sogno di Pradè è Berge, però non credo che è un giocatore che si possa spostare a Gennaio. Chi, Berge o Amrabat? Ah, ma no, poi, fate, è, è più un obiettivo dichiarato perché è uno di quelli. Mamma mia, è brutto, perché è uno di quelli che eh, può essere più da, da, da discorsi così fallo. Non su mettere idee lì, strane eh? ai miei amici no, delle eh, spettrani. Ce l'hanno girato, me. ce l'hanno girato ieri come suggerimento. Sì. Proprio vi dice nulla, vero Greta? Sì, sì, ce l'hanno mandato a casa. Dicendo, tra l'altro, Francesco oh di Amra. Sempre lui. Sì, sì, ma sempre, sempre, hanno sbagliato a digitare. Volevano scrivere il nome di un altro giocatore. Ambaravate. Poi il T9 ha corretto e ha fatto classe 96, tra l'altro del Verona che non è potrebbe non essere è, è comunque un profilo da centrocampo della Fiorentina ma chi? No? Amrabat. No, allora, sì, Giorgio, se la Fiorentina eh. deve puntare a crescere C'è Cundella che non è male il Verona, eh sì. 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 eh. Ragazzi, ora se io devo eh. fare la campagna acquisti a Verona, a Verona, però io... io male. Potrei... Beh, l'hai fatta a Sassuolo, eh. puoi farla a Verona Ho capito, eh. però l'hai fatta ecco, con un basta. giocatore. Eh, eh, vedi, qualcuno mi stringe eh, la mano. Con il nome, lì, glielo, ecco. Glielo, ecco. Potrei, glielo potrei proporre, ma loro non lo vogliono, non lo prendo. Manzucic. Eh, ma ora devo crescere. Eh, Manzucic, io lo prenderei di corso a gennaio. Cioè, Giorgio mi presta la macchina, vado a Torino a prenderlo. Eh, ho capito. T Accompagno. Ah, viene anche tu? Accompagno. Va bene, Accompagno a... perché Manzukic è un giocatore che in qualunque squadra lo metti mi entusiasma sempre Pesce perché che... incarna quello che secondo <coughs> me è lo spirito giusto di un giocatore. Tanta cattiveria. Riberi Manzukic. <ride> Madonna. Inizialità cioè, poi è uno che ha sudato, sai quante poi. migliaia di camicie? Perché uh, dovunque sì. è andato ha dovuto fare l'extraordinario, straordinari Addirittura perché, Allegri lo fa giocare sempre esterno. fuori ruolo. In Germania. Eh, peccato però, questo è, quest è veramente un sogno. per, per, eh beh, per la, Credo no. che sia veramente un sogno. Eh sì, per ma, sì. ma, Belotti l'ha capito che stanno perdendo? L'ha capito, ma si è preso una stecca che ma non finisce più una stecca. No, perché l'hanno fatto vedere al rallentatore, non l'ha presa la stecca. Tu c'eri in mezzo a quei due mh, Colossi di Rodi Che si sono abbattuti su di lui No Allora Non fai sapere che non l'ha No era, Saltava col quadrato Immagina Quadrato, quadrato È saltati, se gli soffi Saltava in mezzo a Bonucci e a De No no Era un quadrato Quadrato Vabbè. Fatto sta che avete, Ha perso tempo ulteriormente Tre minuti alla fine Più un po' di recupero E giusti giusti Finiremo Con il derby della Mole Che finirà per vestirsi di bianco nero Assieme alla Madonna, conclusione della nostra, nostra trasmissione, derby <ride> che si veste di bianco-nero, permettendo alla Juventus di ritornare in testa alla classifica di questo campionato che vincerà a maggio per la sua nona volta consecutiva, perché è già scritto nel libro del calcio. Se è già scritto, che tempo. si gioca a fare? Dio. Eh, eh, ma io, per, eh, per eh, confermare eh. che il libro aveva scritto giusto, ma no, chi l'ha scritto? No, chi l'ha scritto? Non ti preoccupare chi l'ha scritto, qualcuno l'ha scritto. Marco, su quel libro c'è scritto... No, su quel libro no. c'è scritto altro. No? No, su quel libro eh, non allora. c'è scritto, c'è scritto altro. Però ragazzi, eh, posso dirvi una roba? Una cosa pro proprio serena, serena, serena. Oggi pur vedendola perdere, mi sono divertito di più a vedere Pescara-Pisa e mi sono divertito tantissimo a vedere eh, la gara del Livorno. Ma questa, questa è qui è, una roba, è una roba da spararsi nelle gonne. Ma è normale, perché Mazzari eh. è un distruttore di gioco, Sarri non è, è in confusione completa, quindi è chiaro che vedi una brutta partita. Canovaccio oh, Tattico era mia. chiaro. Eh, eh, non no, hai visto no. Bologna-Inter? No, ho visto anche quello e mi sono divertito di più sicuramente del derby. Oggi ho visto tutto, guarda. Roma-Napoli com'è stata? Eh? Roma-Napoli com'è stata? Io non l'ho vista. Bella... Bella, giocata malissimo dal Napoli. Mm. Roma, Roma, a Napoli, Roma Napoli. La Roma le la ha presi a pallonate sotto mm. tutti i punti di vista. Floretti, che era buono perfino. Clivert in oggi, questo momento la Roma. la Roma ha un signor giocatore che è Zaneolo, Esatto. Che se la sta veramente trascinando? Ha fatto un gol oggi con una facilità spalle. di calcio, ha lasciato andare la gamba sinistra. Che ha impattato forte in un modo il pallone. Che e sai la che fermo, eh? chi è sì. sorprendente. Smalling, che quando l'aveva preso tutti erano era eh, in eh, era riserva eh, del Manchester ma aveva dei seri problemi fisici. Sì. Eh. Però c'è da, da dire che è stato bravo. Fonseca a ha salvato un gol sulla linea. Oggi però e si è inventato anche Mancini, centrocampista. E nessuno l'avrebbe mai ma detto. Ma Mancini, eh, quando giocava nella Roma, nelle giovanili, era centrocampista. Era la Roma, la Fiorentina? No, prima della Fiorentina, giocato ah. ah. nella Roma. mi ricordavo neanche più. Però è. è... Ed Roba era... buona anche di lì. Greta, le ultime botte da casa <coughs> vai. Meglio Zaniolo o chiesa? Uh. Eh. A chi lo chiede? A tutti. Eh. Partiamo da Marco. Eh, eh, è duri dura. secondo me diversi. Eh. Cioè. È dura, però ti dico Zagnolo. Caldi ah. Calliaroni. Brutta botta brutta lotta. Fra Zagnolo e Chiesa. Vabbè, te Vittorio non rispondi nemmeno, lo sappiamo. No io li guardo e prendo chi, Zaniolo anch'io chi rende che di più due. in questo prendo, momento è Zaniolo prendo non ci sono Zaniolo anch'io dubbi anch io. non no, c'è non non confronto non è io, non è questo però è, è io amo Zaniolo quindi non questo però è lui c'è indicativo... cioè lui o la madre di Zaniolo? Lo vorrei se stiamo che parlando di... di giocatori questo Credo però è, è si, indicativo è del periodo Down che sta passando un pochino Federico Chiesa 5 eh. minuti di recupero meglio perché se no dopo c'era il discorso ah, della responsabilità di sulle spalle. Tutte le rispetto le a Chiesa sia molto più incisivo e decisivo. Bravo, sono d'accordo. Sì, ma puntiamo no, i pari su Zaniolo e lasciamo sono fare i giocatori Federico. diversi sono comunque. Sì, giocatori no, questo, sì, dai. E anche lui era. Primavera alla Fiorentina, tra l'altro. Oh, Toro in attacco. Vediamo se la Juve combina qualche cosa in contropiede o cercherà di amministrare il tutto. Eh. Intanto, quadrato. Sarà sdraiato otto anni per guadagnarsi questo evento. si ha smentito di, 5 minuti di recupero. Che per la, la, per la dire, la dire un altro se, vantaggio, io, lui. lui gioca a testa alta. Zaniolo gioca a testa alta. Chiesa se non gli alzano con un clic è difficile. Quadrado, comunque, da quando gioca a terzino perlomeno ha migliorato tanto il suo rendimento e è diventato inamovibile sì. per questo evento. Se anche stasera ha giocato una, una buona partita. Sì. E... Vado da Marco perché è allenatore. La mossa dell'attuale allenatore della Juventus di mettere Quadrado è più, terzino, è più sì. o meno premiante di quella che fece Lippi mettendo Zambrotta terzino? È più premiante perché Quadrato. Quadrado. Monito Belotti. Sì, perché Quadrato ha 31 anni e secondo me non è più in grado di fare tutta la fascia come faceva a Lecce, a Firenze, il ruolo da Todocampista no? non è più in grado di farlo. Credo anche mancanza di alternative. Perché oggi gioca De Sciglio, ma se no, al momento non c'è un altro che potrebbe fare il terzino destro alla Juve. E sicuramente più, più il caso di quadrato nella Juve. sicuramente. Perfetto, così. Grazie. Giallo per qualcuno della panchina del Torino. Si protestano così. tutti al Torino. A Spagna. Velotti sì, cioè, sì. ha fatto no. un po' la ringa popolo. No, no, la ringa poi popolo si, è Mazzarri. Poi si crea... Uh -huh false attese false eh. aspettative siccome dobbiamo essere, eh, essere giusti e eh, non perdere assolutamente niente attenzione perché ci sono gli ultimi sussulti di questo derby è un angolo è un angolo o eh, oh, enrico caro se venisse un beffone all'ultimo secondo <ride> come saresti dispiaciuto di la verità se, eh, sarebbe angolo, eh. uno in meno rispetto a tutti quelli che hai visto te oggi <ride> Sì. Palla in area di rigore, attenzione perché il Torino è sempre lì. La conclusione ancora non arriva. Meiteri Teri butta tutto nel e mucchiona. Gol del Toro! No, è fuori gioco da, da una giornata. Ah, sì, sì, sì. però, però hanno segnato. È fuori gioco però da una giornata. Però hanno segnato. C'era arrivato. Fa... Arrivato. Fa... arrivato. Questo ti fa incavolare. Arri... No, c'era arrivato. In arrivato. 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 La tua mufata non è arrivata. C'era arrivato, c'era arrivato. Gol annullato al 94esimo, dico siccome ci manca. Aggiungi giustamente. Giustamente perché la, annullato la, perché per i nostri gioco. amici non lo allora, vedono. Sono, sono nei miei cenci, ci riesco. Ma, tanto, ma tanto, chilometri, domani chilometri. si parlerà solo del rigore non dato contro, contro, contro De Ha ragion veduta domani eh, domani su De Ligt. Fiorentina-Parma, quindi sai che, che... No, no, i giornali parleranno giornali. solo del... Ne approfitto per anticipare i saluti e i ringraziamenti. Parto da Marco Ferraiolo, allenatore e scrittore. Più allenatore, più scrittore. Marco. Più allenatore. Più allenatore, grazie. Quando grazie vuoi le porte di questa... Eh, trasmissione sono aperte per te, grazie, grazie. Gabriele Caldieron Labaroviola.com. Grazie Torino. a voi. Finita Torino, Juventus batte Torino 1-0. Vai così, Bene. la Juve ritorna in testa alla classifica. Grazie Gabri. Grazie a Saluto, prossimo. Se vuoi, Ass ma come, certo. Beh, cioè, magari a tutti. Gli impegni di allenatore. No, ehm... no, no, non impegni. Per tato, grazie a Vittorio Betti. Come... Ci vediamo fra poco. Giallo Toscana? Sì, e domani poco. sera? Rewind, rewind, rewind. sempre, sempre alla stessa continuo. ora, sempre dopo il grande calcio di Giorgio Miglia. E poi sabato prossimo con ospiti particolari per i quali sarà presente anche Enrico Roscitano, vero Enrico? Sabato prossimo? Sabato prossimo a San Poligeno, sorprese. Non c'è da guffare, no, assolutamente. Grazie a Greta Beccaglia che finalmente la domenica si riposa. Dopo questo, no, domani for... ci sarò la anche sera. Tu, sì, ancora, sì, anche tu, ancora, anche tu. la Fiorentina, no. vista Greta Beccaglia. Grazie alla regia, siamo quasi arrivati giusti, ci vediamo domani sera alle 5 e mezzo, 5 e mezzo per il pre-Fiorentina Parma. Via!